Grazie Francesco. Io dico una cosa proprio prima di iniziare. Per esperienza, credo che spegnere le telecamere sia una cosa, diciamo, utile nei confronti della connessione. Quindi, secondo me, se le spegniamo rischiamo meno di avere problematiche di audio, più che altro per renderle di più qualità al vostro, diciamo così, la qualità del vostro audio. E come giustamente diceva Francesco, che ringrazio per l'introduzione e soprattutto per l'invito a essere qua a condividere con voi alcune delle esperienze, barra conoscenze o opinioni, che poi alla fine tante saranno quelle. Come diceva Francesco, scrivete pure delle domande perché poi sarà lui a farmele. Io mi sono promesso, insomma, di andare avanti non più di un'oretta perché non vorrei, diciamo, ecco, diciamo così, troppo così, oppressivo, pedante nella presentazione, però ho già detto a Francesco che se ritiene utile farmi delle domande anche durante, nessun problema, quindi se ne fossero, ecco, scrivetele pure, poi sarà lui a girarmele. Io adesso parto con presentazione. L'idea è quella che ho condiviso un po' con Francesco, di affrontare un po' l'argomento legato all'apprendimento, no? Legato a quello che è l'approccio ecologico all'apprendimento, in questo specifico caso a quello che vorrei andare a definire come l'allenamento coordinativo, cioè cercare di andare a chiarire un pochino il concetto, più che altro, di allenamento coordinativo. E per rispondere a questa domanda qua, cosa significa essere coordinati? Perché se dobbiamo allenare la coordinazione, dobbiamo sapere cosa significa coordinazione, no? Così come tante altre cose che andiamo a fare, andiamo ad allenare, insomma, la fase di costruzione del gioco, perché conosciamo bene che cos'è la costruzione del gioco e quindi di conseguenza troviamo tutti quelli che sono degli strumenti necessari per andare a svilupparla. Ecco, quello che mi piacerebbe stasera è fare un po' di chiarezza in questi termini. Ho colto molto volentieri l'invito di Francesco a far parte di questo gruppo di Tacticalpedia, di formatori di altissimo livello che vogliono appunto condividere idee, opinioni, esperienze all'interno di questa piattaforma. Quindi quello che in questo periodo, insomma, sto cercando di mettere un po' in piedi è quello di creare questo ambiente di formazione di cui ha appunto accennato prima Francesco, che sarà parte un po' della piattaforma. L'ho chiamato così, insomma, metodologia di allenamento, un approccio ecologico complesso ed integrato, che vuol dire un po' tante cose e di cui appunto stasera cercheremo di darne un'introduzione. Ecco, parlare di coordinazione significa, come poi penso di riuscire a chiarire bene durante la discussione, parlare di acquisizione di abilità. Ecco, questo è un grande argomento, quello della skill acquisition, che diciamo negli ultimi anni, ma in realtà insomma, non è che si parla di poco tempo, insomma, però diciamo che negli ultimi anni sicuramente è una di quelle branche di ricerca scientifica legata al mondo dello sport che appunto più di altre si è sviluppata. E sicuramente tra i tanti argomenti che riguardano le scienze dello sport, quello dell'acquisizione di abilità, del controllo motorio, un po' è stato, diciamo, l'argomento che mi ha appassionato di più personalmente negli ultimi anni e che credo che sia quello che nei prossimi 10-15 anni possa diventare in assoluto il fattore determinante per il nostro lavoro. Ancora oggi credo che sia troppo poco il collegamento tra l'allenare e il mondo della ricerca legato all'apprendimento. Dietro questa motivazione ci possono essere tante cause, di cui non ho voglia adesso di andare a discutere, però che ci sia poco collegamento tra la ricerca scientifica legata all'apprendimento e l'allenare e la pratica del campo, credo che sia un dato di fatto. E questo spesso ci si nasconde dietro il fatto di dire: ma sì, ma quella è teoria, invece io alleno, sono uno pratico, no? E non la teoria, ma la pratica senza teoria è purtroppo una pratica che così, diciamo, ha pochissimo valore, così come la teoria senza pratica, assolutamente. Tant'è che è proprio lo sforzo che bisogna compiere da allenatori, io credo sia proprio quello di andare a studiare quello che ci può essere utile e poi con la grande abilità che abbiamo di metterlo in pratica. Quando parliamo di skill acquisition, parliamo quindi di abilità, di diventare bravi a fare qualcosa, che è quello che significa acquisire coordinazione. Vi riporto questa definizione di Edwards, ve ne porto due, ce ne sono tante di definizioni di abilità, però per mo di diversi motivi queste due mi piacciono più di altre. Vi riporto anche diciamo, la fonte bibliografica dalla quale tratta questa definizione, che è questo libro, secondo me, molto interessante di Edwards, e ci dice che un'abilità è un'attività, vedete, che si apprende, che è diretta a un obiettivo e
che fa parte di una serie di comportamenti umani che entrano, diciamo, che coinvolgono non solo il dominio motorio, ma anche il dominio cognitivo e il dominio percettivo. Quindi non si parla soltanto di abilità motorie, ma si parla di abilità motorie, di abilità cognitive, di abilità percettive e soprattutto di intersezione di abilità. Perché se io oggi vi facessi la domanda, adesso vi direi, ma so, guidare la macchina è un'abilità di tipo motorio, cognitivo o percettivo? Uno potrebbe dire, va, è un'abilità di tipo motorio, devo guidare, devo utilizzare il movimento, sì, però come potrei guidare, diciamo, se non fossi in grado di elaborare una serie di processi mentali atti al mettere insieme una serie appunto di movimenti che mi consentono di fare la cosa giusta al momento giusto, come potrei guidare se non fossi in grado di percepire, no, quello che c'è intorno, principalmente diciamo con l'utilizzo della vista, ma non solo. Ecco, quindi diventa difficile probabilmente determinare se l'abilità del guidare è un'abilità di tipo motorio, percettivo, cognitivo, ma è difficile perché è impossibile, perché è tutte e tre le cose. Ed è questo tutte e tre le cose di cui discuteremo dopo che merita un grosso ragionamento poi anche dal punto di vista metodologico. L'altro aspetto importante di questa definizione è che ci dice che ho diretto un obiettivo, cioè uno è bravo a fare qualcosa e diremo che diventare bravi, quindi diventare coordinati, perché definiremo la coordinazione in questi termini, significa diventare coordinati a fare qualcosa. Quindi quando diciamo la domanda o l'affermazione questo giocatore è più o meno coordinato, stiamo dicendo qualcosa che ha poco senso se non specifichiamo di cosa stiamo parlando. E quindi si parla di abilità, mai in termini generali, ma sempre in termini specifici, sempre in termini di obiettivo. Quindi sono coordinato, sono abile per fare quel tipo di attività lì. E poi si apprendono. Ecco, un altro pezzo di questa definizione che credo sia fondamentale è il concetto di apprendimento, perché noi non è che nasciamo abili. Poi si potrebbe discutere, no, sulla predisposizione, lo sviluppo di determinate abilità, no? Perché anche questo fa parte dell'apprendimento motorio, perché sennò se dicessimo il contrario vorrebbe dire che a parità di allenamento tutti potremmo sviluppare lo stesso grado di abilità, ed è ovvio, no? L'esperienza pratica di tutti i giorni ci dice che non è così, quindi sicuramente si può parlare di predisposizione per lo sviluppo, ma quando parliamo di abilità parliamo di sviluppo, di pratica, quindi di apprendimento. Apprendimento attraverso anche semplicemente lo sviluppo biologico, pensiamo al camminare, no? Quando è che impariamo a camminare? Non è che abbiamo qualcuno che ce lo insegna, si impara proprio per un discorso di sviluppo biologico. Pensiamo a tutte le attività che apprendiamo anche involontariamente, no? Penso, c'è l'esempio di accendere la luce, non è che qualcuno ci ha insegnato fondamentalmente a accendere la luce, ma ogni volta che entriamo in casa lo facciamo e diventiamo capaci a farlo perché lo pratichiamo. E poi c'è anche però la pratica intenzionale, l'allenamento, no? Quindi ci si mette lì, si pratica e si migliora, si diventa sempre più abile. Ecco, questa è una definizione di abilità. Dicevamo prima, no? Attenzione, perché non ci sono solo le abilità motorie. Ora qui non andrò nel dettaglio delle differenze che ci possono essere su abilità prevalentemente cognitive e percettive, ma quello che vi dico in termini molto generali è che le recenti evidenze dimostrano come le abilità motorie, le abilità percettive, le abilità cognitive fondamentalmente seguano lo stesso processo di apprendimento. Ci sia una matrice generale dietro l'apprendimento di queste tre tipologie diverse di abilità, che però, come dicevamo prima, molto spesso sono semplicemente delle intersezioni, sono delle integrazioni di abilità. E qui l'esempio, no, di tre personaggi che non hanno grande abilità dal punto di vista motorio, se così vogliamo definire, però lo hanno mai dal punto di vista cognitivo piuttosto che percettivo nelle loro discipline. Un'altra definizione di abilità che mi è piaciuta molto e ho voluto portarvi è questa di Miska, diciamo, un esperto di approccio ecologico all'apprendimento. Nell'ultima conferenza che ho avuto la possibilità di assistere qualche mese fa, e la definisce appunto come un comportamento che è dinamico. Ecco, questa è una caratteristica fondamentale dell'abilità, la dinamicità, non la staticità. La dinamicità è intesa come possibilità di variare in funzione delle necessità e delle caratteristiche dell'individuo che mutano nel tempo. Funzionale, nel vero termine, nel vero senso di questo termine. Termine funzionale che si può declinare su due caratteristiche: funzionale nei confronti della persona, perché è funzionale per le caratteristiche di quella persona lì, e nei confronti del contesto, nei confronti dell'ambiente, nei confronti di quella situazione lì specifica. Questo significa funzionale.
non è funzionale un qualcosa che è semplicemente legato, no? Questo termine poi negli ultimi anni è stato veramente pluribistrattato, ma qualcosa è funzionale nel momento in cui è funzionale, cioè è, diciamo così, si sposa con le caratteristiche della persona, di quella persona lì, che ha quelle caratteristiche lì che sono diverse da quella persona là, e in quella situazione lì che è diversa da quella situazione là. Questo è funzionale. E flessibile, ecco altra parola fondamentale di cui non parleremo troppo stasera, però qualcosa diremo poi sulla flessibilità o variabilità, intesa come appunto flessibilità, variabilità motoria, cioè adattabilità. Ecco, un'abilità è flessibile, non è statica, non è. E questa staticità dell'abilità, in tutti quelli che sono, no, i manuali della tecnica, poi diremo tecnica e abilità sono due cose diverse, ma noi ce la siamo portata un pochino dietro, ci hanno fatto un po' credere, no, che esista l'abilità in termini statici. Altro che flessibili, cioè si calcia così, quello lì è il modo di calciare. E quindi è tutt'altro che flessibile questa identificazione, no? Perché si fissano delle caratteristiche e invece l'abilità funziona in maniera molto diversa. E poi qui altri due termini assolutamente fondamentali a mio avviso, e dicono, sono comportamenti dinamici, funzionali, flessibili, che temporaneamente e creativamente sono organizzati. Cioè, temporaneamente, un'abilità è temporanea perché deve rispondere in quel momento lì alle necessità e alle caratteristiche dell'individuo, della situazione, eccetera, che sono temporanee perché si modificano perché ci muoviamo, si modificano perché ci sviluppiamo, si modificano perché cambiano le nostre esperienze e il nostro bagaglio, perché cambiano le nostre condizioni. Quindi è sempre temporanea un'abilità, non è mai definitiva, non è mai statica, non è mai sempre quella. E creativamente perché... come il nostro sistema, è un sistema assolutamente eccezionale, riesce a creare. Invece nella visione, come poi adesso diremo, una visione un po' più cognitivista, quello che tu vai a fare è perché l'hai già appreso, cioè l'hai memorizzato, no? È chiaro che se però il ragionamento è questo, diventa difficile giustificare la creatività, con uno dei, appunto, dei problemi che sono emersi poi dall'approccio cognitivista, di cui poi appunto diremo. Quando pensiamo all'abilità, fondamentalmente noi pensiamo, no, a quelle che interessano noi, quelle del calcio, ai gesti che compie il calciatore durante la partita. Non bisogna ovviamente dimenticare che ne esistono tante di abilità, se parliamo dello sport, adesso stiamo andando all'interno dello sport, e sono tante abilità molto diverse. E le caratteristiche dell'abilità definiscono anche le modalità con le quali questa abilità viene appresa. Perché non tutte le abilità sono uguali. Se volessimo distinguere due grandi famiglie, potremmo dire, no, che esistono le abilità aperte e le abilità chiuse, no? Quelle che sono definite le open skills e le closed skills. Che differenza c'è tra le abilità aperte e le abilità chiuse? La differenza fondamentale è legata al contesto, alle caratteristiche del contesto nel quale queste abilità sono espresse. Più il contesto è variabile, più il contesto è imprevedibile, più il contesto è caotico. E più si tratta di abilità aperte, che devono essere appunto aperte all'esterno perché devono modificarsi in funzione di quello che succede, e più invece un contesto è un contesto statico, prevedibile, determinato in partenza, che subirà poche, se non quasi nulle, modifiche durante l'esecuzione dell'abilità, è chiaro che quella si tratta di abilità chiuse, no? L'esempio classico delle tante specialità dell'atletica leggera e oppure il confronto con le abilità nelle sport di squadra, no? È chiaro che nel basket io devo essere abile a modificare e a comportarmi in conseguenza di quello che faranno avversari e compagni, mentre invece nello sprint sui 100 metri palesemente dovrò essere semplicemente pronto a partire allo sparo. Ecco, abilità diverse presuppongono anche probabilmente approcci diversi dal punto di vista poi dell'allenamento, dello sviluppo di queste abilità. E sono tre fondamentalmente i fattori che influenzano l'apprendimento delle abilità motorie, e uno l'abbiamo già detto, la natura dell'abilità. Non tutte le abilità sono uguali. Abbiamo detto abilità aperte e abilità chiuse. Potremmo dire che nelle abilità aperte esistono delle abilità che prevedono l'invasione nel campo avversario e abilità che non lo prevedono. E questa cosa cambia la musica, perché un conto è muoversi all'interno di uno spazio in cui non si può essere attaccati, in cui si ha la libertà di potersi muovere senza dover dipendere dal movimento di qualcun altro. E
questo è, non so, potremmo fare l'esempio del volley piuttosto che della pallacanestro, come abbiamo fatto prima. Cioè, il volley potremmo definirla un'abilità chiusa, cioè, diciamo, le abilità legate al volley? Direi di no, perché sono sempre in funzione di qualcosa che succede e c'è una continua ricerca di adattamenti. È chiaro che però il fatto di giocare a pallacanestro dove c'è qualcuno che può venire a rubarti la palla, e questa cosa può cambiare un pochino di più. Nel calcio cambia ancora di più, perché la palla non è quasi mai tua, potremmo dire, no? Se nel basket ce l'hai in mano, fondamentalmente nessuno può portartela via senza commettere fallo, nel calcio praticamente non lo è mai. E questo rende ancora più complessa l'organizzazione e il controllo motorio all'interno dello sport, di uno sport di invasione come il calcio. Quindi ci sono diverse abilità che presuppongono poi diversi approcci anche dal punto di vista dell'apprendimento, oltre che poi all'utilizzo di attrezzature, quindi ci sono abilità che presuppongono il maneggiare attrezzi, altre che invece sono fatte a corpo libero, eccetera, eccetera. Cambiano le regole. Quindi la natura dell'abilità fondamentalmente influenza l'apprendimento. Ecco, questo è il primo fattore. Il secondo è colui che apprende, the learner qua, no? Qui si legge poco, mi spiace questa foto tratta sempre dal libro di Edwards, come hai citato qua, diciamo, non è proprio chiarissima, ma questo, ecco, semplicemente per ribadire che le caratteristiche individuali di colui che apprende influiscono sulle modalità, sulle tematiche, sulle strategie che attuerà colui che apprende, appunto, nella strategia dell'acquisizione dell'abilità. Quindi parliamo di livello di motivazioni, parliamo di età, parliamo di sviluppo, parliamo di caratteristiche psicologiche, di livelli di fitness, di caratteristiche proprio corporee e di quello che già sa fare. Ecco, quelle sono cose che diremo e ribadiremo poi. E poi ecco che entra in gioco l'ambiente. E qui, diciamo così, parte quello che è lo sviluppo del pensiero ecologico, dell'approccio ecologico legato all'apprendimento, perché si considera l'ambiente come un fattore che influisce sull'apprendimento. L'ambiente con tutte le sue caratteristiche, di cui comunque abbiamo già detto qualcosa, no? La predicibilità o meno dell'ambiente in cui l'abilità è espressa. Scusate, la presenza di avversari, la presenza di compagni, le caratteristiche semplicemente meteorologiche, per dire, no? Che influenzano il comportamento. Eccetera, eccetera, elementi percettivi e cose che poi andremo a sottolineare. Potremmo definire l'abilità motoria dalle caratteristiche della performance di abilità. Quando uno diventa bravo, quando uno diventa coordinato a fare qualcosa, e intanto quando raggiunge l'obiettivo sempre più spesso. Quindi raggiungere l'obiettivo, questa è una caratteristica di coordinazione. Mentre invece ancora noi ci portiamo dietro un'idea di coordinazione spesso legata all'estetica, spesso legata alla qualità visiva, chiaramente fissata su dei criteri che andrebbero poi discussi e rivisti probabilmente, no? Ecco, quando si parla, no, della corsa, dell'aspetto di quanto uno ha la corsa coordinata, quanto è coordinato nel gesto della corsa. È chiaro che partiamo probabilmente da un modello di corsa che potrebbe essere discutibile, poi anche rivedibile. Comunque, nessuno in letteratura parla mai di aspetto estetico quando si parla di acquisizione di abilità e quindi di elementi coordinativi, ma si parla di diventare bravi sempre di più, sempre più spesso, acquisire consistenza, come diremo poi, nel raggiungimento di un'abilità. E poi parliamo di spesa energetica. Questa è sviluppo di abilità. Spendere meno. Si parla sempre troppo poco di costo energetico. Io, insomma, poi da preparatore, prevalentemente, noi preparatori abbiamo sempre in testa l'idea dello sviluppo delle capacità, no? Allora prendiamo un giocatore, dobbiamo lavorare sul migliorare il suo massimo consumo d'ossigeno, no? Bisogna lavorare sulla fame, la resistenza, eccetera. E ci dimentichiamo che la differenza la fa il costo energetico. Il costo energetico necessario per i movimenti, cioè utilizzato nei movimenti del calcio, è palesemente diverso da quello della corsa continua. E potremmo fare altri esempi. Costo energetico, spesa energetica, quindi uno che spende meno diventa più efficiente. Ecco, l'efficienza è il concetto principale di coordinazione, è il concetto principale di abilità. Attenzione, non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale, anche perché poi diventa sempre più difficile scindere le cose, no? Gli aspetti mentali dagli aspetti puramente fisici. E poi il tempo per l'esecuzione del movimento. Questa è l'altra caratteristica che identifica un movimento che è identificabile come un movimento corretto, un movimento abile, una performance di abilità. Ci sono in parecchie abilità, più tu sei svelto a eseguire il compito e più puoi identificarti come più bravo. Ecco, questo è poi quel trade-off, no, tra la velocità e l'accuratezza, perché poi se poi sei troppo svelto, se poi sei troppo veloce, sbagli,
e questo velocità non ti porta al primo punto che abbiamo fissato, no? Quindi il raggiungimento dell'obiettivo. C'è questo, questo rapporto che c'è tra velocità di esecuzione e accuratezza, e più si alza il livello di competizione e più queste due cose tendono ovviamente verso l'alto. Dobbiamo fidarci, come dicevamo prima, alla teoria, no? È da lì che parte un pochino, devono partire un pochino, poi dovrebbero partire un pochino tutte le pratiche. Che cos'è una teoria? Io vi riporto questa definizione, che dice che fondamentalmente una teoria scientifica non è altro che un'affermazione, una serie di affermazioni che mettono in relazione una serie di osservazioni, chiaramente in un modo che è coerente, che è logico, che è verificabile. Ecco, il fatto di poter, sulla base di pochi principi, determinare una serie più ampia di considerazioni. Questa è una teoria sulla quale poi si deve appoggiare una pratica. E sono due fondamentalmente i principali approcci teorici che caratterizzano l'acquisizione di abilità. Da una parte c'è l'approccio cognitivo, che sicuramente è antecedente come visione rispetto all'approccio ecologico, che considera i sistemi isolati dall'ambiente circostante. Quindi considera l'organismo umano come un sistema chiuso, indipendente da quello che è indipendente da quello che è l'ambiente esterno. E quindi è la prospettiva cognitiva. E poi c'è invece l'approccio dei sistemi dinamici, quello che dà il via all'approccio ecologico sull'apprendimento, che tratta invece il sistema, l'organismo umano, come un sistema aperto all'esterno. Quindi un sistema che deve coordinarsi, probabilmente questa è la parola più corretta, con quelle che sono le situazioni esterne. E queste situazioni esterne, questo contesto, influisce su quelli che sono i comportamenti. Qui questa è una domanda, secondo me, da farsi. Può più di una teoria essere corretta? Perché se no l'errore, credo possa essere quello di affidarsi completamente a una teoria, pensando che quella teoria risolva tutti i problemi del mondo. Ma questo non succede praticamente in nessun aspetto di cui si è occupata la ricerca. E quindi vi riporto questa definizione, secondo me, intelligente di questo autore, che ci dice: attenzione, perché una teoria spiega spesso, se è una teoria valida, un numero importante e significativo di osservazioni, ma non le spiega tutte, e entrambe le teorie possono avere punti di forza e punti di debolezza, e probabilmente solo insieme riescono a fornire un quadro che da sole non riuscirebbero a fornire. E con questo approccio io credo bisogna iniziare a parlare di apprendimento. Qui vi cito vi riporto una citazione di Cartesio, dal quale probabilmente parte un pochino tutto questo filone di ricerca legato, di dualismo legato all'apprendimento, che ci diceva appunto, e questo fu definito poi l'errore di Cartesio, mente e corpo sono due cose assolutamente differenti, due cose separate, una puramente fisica e l'altra puramente non fisica, mentale. E qui la domanda che si pongono un po' gli esperti è: ma come può qualcosa che non è fisico, quindi la mente, riuscire a controllare qualcosa che è fisico, il corpo? E l'approccio cognitivo da parte ci dice che la mente, processi cognitivi, così come oggi siamo più portati a riconoscere la mente, controlla il corpo, controlla tutte le azioni corporee, tutto parte dai meccanismi centrali di controllo. E invece l'altro approccio, quello dei sistemi dinamici, quello dell'approccio ecologico, mette insieme mente e corpo, non le separa, le mette insieme come aspetti differenti di una entità unica, che è appunto l'individuo. Stasera non parleremo di approccio cognitivo, parleremo di approccio ecologico. Dico soltanto due cose che sono fondamentali poi per capirne anche alcune differenze. Poi sarà interessante, magari all'interno dell'ambiente di formazione, andare a trattare anche l'approccio cognitivo, perché anche da lì si possono trarre spunti assolutamente utili su determinati aspetti delle abilità. Il concetto principale dell'approccio cognitivo qual è? Quello del programma motorio. Il programma motorio cos'è? È una serie di procedure memorizzate all'interno del sistema centrale, che chiaramente danno il via a tutte quelle che sono le abilità motorie, che producono le abilità motorie, che comandano il resto del corpo, che comandano gli elementi distali, quindi muscoli, articolazioni, eccetera. Questo è il concetto centrale, no? Poiché noi riusciamo ad apprendere un'abilità quando riusciamo a memorizzarla. Quindi noi memorizziamo l'abilità, creiamo questo programma motorio all'interno del cervello, e quando ne abbiamo la necessità lo andiamo a
rappresentarlo, andiamo a riprendere, a ripescare e a utilizzare per produrre un movimento. Questo è l'approccio cognitivo. E quindi definiscono il programma motore come appunto una struttura localizzata appunto in maniera centrale, quindi una serie di strutture organizzate in maniera gerarchica, dalle più importanti, che sono quelle in alto, a quelle sempre meno importanti, che sono i meri esecutori del movimento, no? I muscoli, le articolazioni, ed è sufficiente appunto per spiegare l'apprendimento e il movimento. Quindi un sistema che viene definito top down, cioè dall'alto verso il basso, con tutto quello che poi è il modello di apprendimento, il modello del processamento dell'informazione, no? Quindi percepisco, decido e poi agisco. Ecco, questa linearità, no, del processo, cioè se vogliamo il paragone con un computer, no? Il cervello è un computer dove viene appunto elaborata un'informazione che poi dà una risposta. Questa è la visione un po' cognitivista, che viene, ripeto, stasera non ne parleremo, sarebbe interessante andare nel dettaglio di ognuna di queste fasi per andare a snocciolare alcune caratteristiche che sono assolutamente interessanti, lo sarebbero assolutamente utili. Stasera bypasso un po' questo passaggio per andare nell'altro approccio, in quello che ribalta un po' la situazione. Come dicevamo prima, tenta di ribaltare questo approccio per due motivi principali che si incontrano con questo tipo di approccio. Il primo è il problema della novità. Cosa vuol dire il problema della novità? Se è vero che noi possiamo praticare soltanto quello che abbiamo immagazzinato in memoria nel programma motorio, come possiamo spiegare un'abilità che viene praticata per la prima volta? Qui metto quell'immagine di Cristiano Ronaldo che fece quel gol, se vi ricordate, con Real Madrid contro la Juve. Possibile pensare che per Ronaldo fosse la prima volta in quella specifica situazione, fatta in quella specifica modalità. E questo è chiaro che se noi partiamo dall'approccio cognitivista facciamo un po' fatica a spiegarcelo. E questo è il primo problema che si cerca di superare. E l'altro problema è quello della quantità infinita di movimenti che il nostro sistema dovrebbe essere in grado di immagazzinare. Perché se è vero che per ogni movimento c'è un programma motorio, e questo diventa veramente complesso pensare che all'interno di una struttura come quella del cervello si possa immagazzinare una serie così infinita di tipologie di movimenti, no? Perché se pensiamo al calciare, come in questa immagine di Dybala, è chiaro che calciare è un concetto, poi ci sono tanti modi di calciare. Poi si tenterà di superare, anche l'approccio cognitivista tenta di superare questa problematica con quella che poi sarà la teoria dello schema, no? Lo schema del movimento che poi ha diverse declinazioni. Noi tenteremo di superare queste due problematiche con l'approccio delle teorie ecologico-dinamiche, quindi delle teorie che utilizzano le teorie dei sistemi dinamici per l'apprendimento, con quella che viene definita l'emergenza delle abilità motorie. Il problema dell'omuncolo, che non è altro quello che abbiamo appena detto, il problema del piccolo uomo nel cervello viene definito, no? Come se ci fosse qualcuno nel cervello che organizza, decide, fa tutto per noi, cioè una struttura centrale che è capace da sola di organizzare tutto quello che è il movimento necessario per eseguire le determinate abilità. Ecco, Nicolai Bernstein, in assoluto diciamo il primo, il più importante, insomma, il gigante sulla quale, come si definisce, no? Il gigante sulla quale poi tutti gli altri sono appoggiati per riuscire a dare vita a questo filone di ricerca, di indagine, di approccio all'apprendimento, si dice, beh, probabilmente perché non esiste nessun piccolo uomo all'interno del cervello, no? Non esiste una struttura in grado di sostenere un così alto, una così alta complessità di richieste e di compiti. Quindi dobbiamo partire da Bernstein per definire due concetti fondamentali che danno il via all'approccio ecologico. Uno è quello della variabilità all'interno del contesto e uno è quello dei gradi di libertà di movimento. Cosa vuol dire la variabilità condizionata dal contesto? Il concetto è abbastanza semplice, lo spieghiamo con questa immaginetta che vedete qui in basso, tratta sempre dal libro Motor Learning che vi ho citato prima, in cui Bernstein spiega come non ci sia sempre correlazione tra quello che noi vediamo esteriormente, il movimento, e
quella che è l'attivazione neuromuscolare, cioè i muscoli coinvolti. Non c'è correlazione. Ma noi siamo un po' abituati a pensare con una visione, diciamo così, biomeccanica, che quel tipo di movimento lì lo fa quel muscolo lì. E quindi poi, se io alleno quel muscolo lì, alleno anche quel movimento lì. Giusto? Perché è quel muscolo lì che mi fa fare quel movimento. Ecco, non è così. Fondamentalmente non funziona così. Perché? Perché il contesto influisce sul movimento e condiziona. Ecco perché, ecco la spiegazione di questa parola. Il contesto che condiziona. L'esempio di questo omino qua che vedete, nella prima immagine in alto, abbassa il braccio lentamente, e il muscolo che viene ad attivarsi prevalentemente è il muscolo deltoide. Nella seconda immagine in basso, l'omino che vedete fa lo stesso movimento, quindi la cinematica del movimento è la stessa, ma se lo fa contro una resistenza, diciamo, o con una velocità diversa, quindi più veloce, il muscolo che prevalentemente si attiverà non sarà più il deltoide, ma sarà il latissimo del dorso, che è un altro muscolo posteriore, diciamo così, del busto. Ecco, il movimento è lo stesso, il muscolo che si attiva prevalentemente è un altro, perché cambiano alcuni dei fattori che interferiscono col movimento. Per esempio, il fattore della velocità, il fattore di una resistenza, eccetera, eccetera. Quindi, a seconda di forze che intervengono, cambia il coinvolgimento neuromuscolare. In quest'altra immagine che vedete, questa è una definizione di Bosch, sempre in riguardo a questa variabilità condizionata dal contesto, vedete che voi qui vedete lo stesso movimento di questo giocatore, ma è sufficiente che ci sia, adesso qui senza andare troppo nel dettaglio, quella che vedete qua, ground reaction force, GRF, sono le forze di reazione al suolo che vadano in una direzione o nell'altra per un motivo. La palla anziché essere in una posizione o nell'altra, quindi si creano delle forze anche minime che spostano la forza quelli che sono le strutture coinvolte nel controllo motorio, nell'attivazione neuromuscolare, quella che è la risposta che si vede esteriore del movimento. L'altra problematica, l'altro problema da risolvere per spiegare appunto l'acquisizione di abilità è quello che viene chiamato il problema dei gradi di libertà. Cosa sono i gradi di libertà? I gradi di libertà non sono altro che tutti i modi che abbiamo a disposizione per muoverci. Potremmo dire, non so, pensiamo alle articolazioni, quanti gradi di libertà ha l'articolazione? Pensiamo al gesto del calciare in porta, di cui faremo un esempio pratico. Calciare in porta prevede l'utilizzo di una serie di articolazioni. Bene, quanti gradi di articolari a disposizione ha l'articolazione della caviglia? E ne ha un tot. Quanti ne ha il ginocchio? Quanti ne ha l'anca? Ecco, tutti questi gradi di libertà, che sono tanti, sono tutti i gradi di libertà a disposizione per calciare. Perché si dice il problema dei gradi di libertà? Perché sono tanti, perché c'è, come ci dice Bernstein, una ridondanza di gradi di libertà. Diventare bravi a calciare significherà diventare in grado di gestire questa ridondanza di gradi di libertà a disposizione. Come fanno le persone, qui l'esempio del mille piedi, no? Come si fa a controllare così tanti gradi di libertà? Pensate a uno che ha mille piedi, no? È ovvio che avrà ancora infinite possibilità di movimento. Come si fa a controllare tutti questi gradi di libertà? Beh, la visione tradizionale, che è quella cognitivista, si dice, beh, c'è qualcuno, no? C'è un controllo centrale che è in grado di appunto gestire tutta questa ridondanza di gradi di libertà, questa grossa complessità, questa grossa abbondanza di gradi di libertà. E questo è l'approccio tradizionale. L'approccio di Bernstein, invece, è quello che si dice, attenzione, perché il sistema, l'organismo, tutto si auto-organizza per gestire tutta questa moltitudine di gradi di libertà, per lavorare secondo alcune direzioni, cioè prende alcune direzioni, che poi saranno quelle più efficienti, quelle che porteranno al risultato, in maniera autonoma, auto-organizzandosi. E qui vi porto questo studio, non troppo recente, anzi tutt'altro che recente, lo studio del 94, di Anderson e Sideway, sul calcio della palla proprio. Quindi prima di arrivare alla definizione di coordinazione, partiamo da un esempio più pratico. Cosa fanno in questo studio? Semplicemente coinvolgono calciatori principianti con calciatori
i calciatori esperti, li valutano nel calcio della palla, su cui semplifico per andare veloce, li valutano nel calcio della palla, cioè fondamentalmente valutano come cambiano gli angoli articolari di ginocchio e anca durante il calcio della palla, nei principianti e nei soggetti esperti. Fanno una valutazione e poi fanno 20 sessioni di allenamento ai principianti per migliorare il calcio della palla. Ovviamente facendoli calciare con tutta una serie di attività, eccetera, eccetera. Bene, seguitemi un attimo sul grafico. Quello che vedete in alto, con i quadratini bianchi, dovreste riuscire a distinguere i bianchi dai neri, vedete pre-pratics, quindi prima delle 20 settimane di pratica, sono i quadratini bianchi, e questa che vedete è la modalità con cui calciano, in che senso la modalità? Cioè come cambiano gli angoli di ginocchio e anca durante il calcio della palla. Adesso noi non andiamo al dettaglio degli angoli, non ci interessa, però quello è il modo in cui calciano. Mentre invece quelli che vedete sotto sono i soggetti esperti, la modalità con la quale calciano i soggetti invece esperti. Cosa succede dopo 20 settimane del calcio della palla? Che il modo di calciare dei soggetti principianti diventa questo, che già da soli avrete notato che tende ad assomigliare a quello che è il modo di calciare dei soggetti esperti. Bene, questo significa sviluppo di coordinazione. Cioè i giocatori principianti hanno modificato il loro modo di calciare, sono diventati sempre più efficaci e sempre più efficienti nel raggiungimento dell'obiettivo, modificando il modo in cui riescono a organizzare, a gestire i gradi di libertà di movimento. E guarda caso l'hanno fatto andando verso una direzione, ecco che prima parlavamo di le direzioni che prende il sistema quando si auto-organizza per risolvere un compito, che prende una direzione che è specifica per le caratteristiche dell'organismo, del nostro organismo. Caratteristica fondamentale, poi diremo, è la variabilità, cioè tutti noi calciamo in maniera diversa. Anzi, diciamo che noi, ognuno di noi, tutte le volte che calcia, calcia in maniera diversa, però entro certi limiti. Ecco, questi sono i limiti della variabilità funzionale, perché è vero che tutti noi siamo diversi ed è per quello che tutti noi calciamo in maniera diversa, ma è anche vero che la struttura dell'essere umano è quella lì, no? Non è che ci abbiamo le ginocchia sopra le spalle. Quindi, per la struttura che abbiamo, il sistema tende a risolvere questo compito con questa modalità qua. Poi con tutte le modifiche che possono derivare dal fatto che uno è più alto, uno più basso, uno ce la leva lunga, uno ce la leva più corta, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, formare una struttura coordinativa significa questo, modificare il modo in cui siamo in grado di gestire i gradi di libertà per realizzare un compito. E qui entra appunto la definizione di Bernstein, no? Cioè, apprendere un'abilità significa aumentare, all'inizio poi lo diciamo, sono tre fasi, all'inizio diminuire, poi in realtà più uno diventa bravo, più riesce ad aumentare il numero di gradi di libertà. Quindi più sono bravo, più sono in grado di utilizzare più gradi di libertà di movimento, ma contestualmente, chiaramente cosa devo fare? Se utilizzo più gradi di libertà, devo anche controllarne di più. E quindi può diventare più difficile il controllo del movimento. Questo sembra un po' un controsenso, no? Cioè più divento bravo e più diventa difficile perché sono più i gradi di libertà da controllare. Allora la domanda è come si fa? Come fa uno bravo che utilizza così tanti gradi di libertà proprio perché diventa bravo a essere anche così bravo a controllarli? E questa è l'intuizione di Bernstein, che dice si formano quelle che adesso definiremo le strutture coordinative, le abbiamo già definite, le sinergie. Cioè, più aumento i gradi di libertà di movimento a disposizione per fare un'abilità, meno sono quelli che devo controllare. Perché? Proprio per controllare direttamente. Proprio perché si formano quelle che Bernstein definisce le sinergie. Si formano queste strutture coordinative per le quali io devo controllare sì più gradi di libertà, ma riesco a metterli insieme. E quindi magari una struttura coordinativa, una sinergia tra più gradi di libertà, mettendoli in relazione uno con l'altro, fanno sì che alla fine il numero da controllare è di meno. Questo è un po' il paradosso, ma è la spiegazione principale della coordinazione. Il fatto che sappiamo organizzare funzionalmente un movimento significa riuscire a controllare più gradi di libertà, fondamentalmente facendo meno fatica, creando meno stress al sistema, e questo appunto è lo sviluppo di efficienza. Controllare
utilizzare un più alto numero di gradi di libertà, dovendone controllare direttamente sempre meno. Si diventa efficienti, si diventa così. Una cosa proprio prima di iniziare, il Papu, diciamo, cioè gli ultimi gol del Papu, gli ultimi, che sennò diventava troppo lungo, tutti abbastanza simili, cioè a calciare sul palo opposto, e questo significa avere qui, questo è un esempio, no, di frase di una sua lezione che ho potuto assistere, il raggiungimento di un obiettivo. Partiamo da, si riducono, quando voi vi approcciate per la prima volta a un movimento, a un'abilità, all'esecuzione di un'abilità, siete rigidi, no? Compassati, non riuscite a utilizzare probabilmente tutti i gradi, quindi tendiamo a limitarli. Il sistema, per semplificare, tende a limitare i gradi di libertà. Dopo invece, una volta che si diventa, si aprono i gradi di libertà, si liberano, si possono andare a prendere altre possibilità di movimento che prima non si potevano prendere, e poi nella terza fase, dove si riesce proprio a utilizzare e sfruttare le forze esterne, eccetera, eccetera. Insomma, si diventa proprio efficienti al massimo. Quindi andiamo a definire un po' l'aspetto coordinativo. Vi prendo due definizioni, anzi tre. Quella di Bernstein, la prima, no, che ci, l'abbiamo già detto, lo ribadiamo, ma l'abbiamo già definita. Cosa vuol dire coordinazione? Vuol dire dominare i gradi di libertà ridondanti, cioè essere in grado di organizzare i gradi di libertà di tutti gli organi di movimento, ovvero articolazioni, muscoli, eccetera. In altre parole, convertirli, no, in quello che è un sistema controllabile, essere in grado di controllare i gradi di libertà. Vi aggiungo quella di Turvey, che la considero assolutamente importante, perché aggiunge quest'ultima parte, vedete, la prima è fondamentalmente uguale, no? Il processo attraverso il quale le componenti del sistema, che siamo noi, sono portate in relazione una con l'altra, che altro non vuol dire, che come dice Bernstein, no? Organizzare un sistema che è in grado di controllare i gradi di libertà, e poi ci dice durante un'attività diretta ad un obiettivo. E di nuovo, quindi, nessuno parla di coordinazione generale. Potremmo dire che la coordinazione generale non esiste. Cosa vuol dire essere coordinati a livello generale? A far che? Perché se io devo tirare al piattello, volete dirmi che esiste una coordinazione generale identica che può servirmi per fare sollevamento pesi piuttosto che calciare in porta? È palese pensare che non esista un qualcosa di generale, no? Invece noi ci hanno un po', secondo me, ingannato, perché volendoci semplificare la vita ci hanno diviso tutte le cose. Allora esistono le coordinazioni generali, che sono adattamento, trasformazione, controllo, poi esistono quelle speciali che sono l'equilibrio, no? Come se esistesse un equilibrio valido per tutti, no? Come se l'equilibrio del calciare in porta fosse l'equilibrio del camminare sulla fune, fosse l'equilibrio di stare con un piede su una tavoletta, no? L'equilibrio, allena l'equilibrio che poi, no. Esiste l'abilità di calciare in porta, che presuppone la gestione, il controllo motorio, probabilmente di stare su un piede solo per fare quell'attività lì. E poi la definizione, quindi diciamo più un grado, definizione fatta a grafico di Newell, che mette insieme un pochino tutto, che cos'è, vedete, la coordinazione. Non è altro che intanto il raggiungimento di un obiettivo. Partiamo dalla fine. Questo è sviluppo di coordinazione. E obiettivo tra chi? Interazione tra chi? Tra colui che apprende, ma non da solo. Con il compito, e non basta, l'abbiamo già detto all'inizio, è l'ambiente. Eccolo qua, il triangolino, no? Il triangolino dell'approccio ecologico, dalla quale cosa succede? Che emerge un movimento, un movimento dato un obiettivo, che quindi è un'abilità, che quindi è un'attività, che è un'intenzione, che diventa un'azione, non un movimento fine a se stesso. E qui in mezzo c'è quello che spesso ci perdiamo nell'allenamento delle abilità. Perché identifichiamo la tecnica come l'abilità, ma tecnica e abilità sono due cose diverse, perché qui dentro c'è tutto quel processo circolare e non lineare di percezione ed azione. Percepiamo per muoverci e ci muoviamo per percepire. E tutte le volte che noi alleniamo un'abilità, togliendo questo aspetto della percezione legata al movimento e del movimento legato alla percezione, quindi fondamentalmente rendiamo asettico
il contesto nel quale, analitico, il contesto nel quale andiamo a sviluppare apprendimento, questo qua ovviamente già ci toglie da quello che è tutta la definizione di processo coordinativo. Qui cito un altro studio che ci serve per andare a definire alcune caratteristiche dell'abilità motoria, assolutamente fondamentali, che poi andremo anche a fissare magari con un paio di video. In questo studio in cui fanno calciare i giocatori, stiamo sempre sul calcio, che è il calcio nel senso nel calciare la palla, e la cosa che emerge, riassumo molto velocemente, è che questi quattro calciatori, che vedete ogni grafico è il riferimento di un calciatore, modificano nelle 12 sessioni di allenamento che vengono sottoposti al calcio della palla, modificano, così come abbiamo visto prima, il loro modo di calciare. Lo modificano rendendolo più efficace, perché diventano più bravi. Cos'è che cresce nelle 12 settimane? L'efficacia. Si modificano quelli che vedete voi, i segnettini, i triangolini, i pallini, i quadratini, sono anca, ginocchio, caviglia. Cioè è come si modificano gli angoli di queste tre articolazioni durante le settimane di allenamento. Ecco, non c'è una strategia comune. L'unica cosa che in comune che hanno è l'acquisizione di abilità fatta attraverso strategie diverse. Quindi diciamo che i giocatori diversi apprendono in modo diversi. Perché, la domanda, perché succede questo? E attenzione, signori, che questa non è l'eccezione. Diciamo così, la teoria dei sistemi dinamici, dell'approccio ecologico, la chiama le dinamiche intrinseche, una parola un po' anche scomoda tradotta così, ma altro non vuol dire che quello che già sappiamo fare, vedete, comportamenti preesistenti, influenzano l'apprendimento di un nuovo movimento. Sono due le cose che influenzano, due cose fondamentali che appartengono alla persona, che influenzano l'apprendimento. Sono la struttura, no? La forma, quindi come siamo fatti, e la storia. È quello che già sappiamo fare, quello che già abbiamo appreso. Ecco che quindi quello che abbiamo già appreso in passato determinerà le strategie che avremo da apprendere. Quindi si apprende un pochino così, in maniera non lineare, in maniera individuale, che non c'è una regola, anzi la regola è che siamo tutti diversi. E quindi di fronte a queste situazioni, come possiamo identificare una tecnica ideale del calcio della palla, per esempio? E non si può, non si può, e non è che ve lo dico io, fortunatamente, ma ce lo dice probabilmente uno dei più grandi esperti della scienza del movimento, insomma, lui, il padre fondatore della psicocinetica, quella ovviamente quella vera, non quella dei colori, che è Jean Lebouche, no? Qui vi riporto una sua citazione proprio in una sua lezione, quindi estrapolando proprio una sua frase di una sua lezione che ho potuto assistere, registrata, in cui lui dice non si può studiare il movimento isolatamente. E questo è l'errore che hanno fatto le tecniche sportive. Dice. Si è fatto della tecnica un qualcosa di astratto, un qualcosa di valido a priori, a prescindere dalle caratteristiche di chi? E di nuovo, dell'individuo e del contesto. Ecco cos'è funzionale, ci dice lui, Jean Lebouche. Qualcosa che è dipendente, non indipendente, ma dipendente dalla persona e dal contesto. E questo è l'errore della tecnica sportiva, no? Del manuale della tecnica. Si fa così. Si fa così, dipende da cosa? Dalla persona, dal contesto, dalle varie situazioni. E quindi da una parte, cioè, attenzione perché se fosse solo concettuale l'errore, potremmo anche mettercela via, cioè dire, vabbè, lo si fa per identificare un modello che però poi alla fine, se fosse solo concettuale, non sarebbe un grosso problema. Il problema è che diventa metodologico. Perché siccome esiste una tecnica, allora noi insegniamo la tecnica. Ecco l'approccio, da una parte, quello di formare il calciatore, inteso come ti dico io, ti spiego io come si fa, ti insegno io, ti faccio vedere io come si fa. E dall'altra, invece, un'idea diversa, quella di favorire lo sviluppo, di creare esperienze di adattamento. Da una parte l'allenatore che decide cosa si fa, dall'altra il giocatore che decide come si risolvono le situazioni, come si trovano le strategie come si fa fondamentalmente. In quest'altro grafico, facente parte sempre dello studio che vi ho appena fatto vedere, emergono due caratteristiche importanti dell'abilità motoria che adesso andremo a vedere con dei video. Vi spiego velocemente il grafico per riuscire a far passare meglio il concetto. Sono due giocatori, quelli che. No, scusate, sono tutti e quattro i giocatori. Guardiamo solo il grafico soprastante. Sono i quattro giocatori di prima, queste sono semplicemente le iniziali dei giocatori, nome e cognome. Cosa succede? Cos'è che vedete che tende a calare
nel corso delle 12 settimane, no? Vedete questo indice fondamentalmente, no? Che ha questa tendenza dalla prima seduta alla dodicesima seduta, no? Di calare. Cos'è che cala? Qui per l'angolo all'anca, qui per l'angolo al ginocchio, in realtà era ginocchio, anca ginocchio, ginocchio caviglia, nel rapporto tra articolazioni. Comunque, cos'è che cambia? Cambia il modo in cui variano l'utilizzo delle articolazioni. Cioè, più è alto questo parametro, più alto questo valore, vuol dire che all'interno della seduta hanno variato maggiormente il modo in cui hanno calciato. Ecco, questo significa questo grafico. Quindi cosa vuol dire? Che man mano che diventano più bravi nelle 12 settimane, diminuisce la variabilità, cioè calciano sempre di più nello stesso modo. Ecco, questo ho detto a Mari in maniera non troppo, però penso chiara. Quindi il decremento della variabilità, che significa acquisire consistenza, significa diventare coordinati. Attenzione, diminuisce la variabilità che viene definita disfunzionale, cioè quella che non serve. Se facciamo un passo indietro e ritorniamo al grafico, al primo grafico che vi ho fatto vedere dei principianti che poi diventano più bravi, che modificano e nel modificarsi variano sempre meno, quindi acquisiscono consistenza. Ma quel variare meno comunque rimane un variare. Si può calciare due volte nello stesso modo. Non si può fare nessun movimento identico allo stesso modo. E attenzione, anche qui noi parliamo del calcio della palla, in cui viene già abbastanza facile pensare che sia impossibile calciare due volte nello stesso modo. Ma questa cosa avviene per qualsiasi movimento. Bernstein, quando cominciò a parlare di repetition without repetition, quindi di ripetizioni senza ripetizioni, partì non tanto da gesti così complessi, ma da operai che martellavano un chiodo, no? Facendo vedere come ogni martellata era diversa, un gesto piuttosto semplice e ripetitivo, eppure anche lì era sempre leggermente, ovviamente, diverso. Quindi, concetto fondamentale, si varia sempre meno perché si tira via, il sistema, diciamo così, si toglie la variabilità che non serve, cioè quella che ti porta fuori dall'efficacia, quella che non ti fa calciare in maniera precisa, ma si mantiene poi quella variabilità che serve per cosa? Cos'è che serve? Perché la variabilità, cioè il poter variare il modo di calciare, diventa un elemento fondamentale. La variabilità è quella caratteristica delle abilità motorie che ha consentito l'evoluzione, perché quando cambia il contesto, tu devi essere in grado di fare la stessa cosa in maniera diversa. Perché un conto è calciare una palla a rasoterra, un conto è calciare una palla a mezza altezza, un conto è calciare una palla che arriva veloce, una palla che arriva lenta, una palla alta 1 cm, una palla alta 3, eccetera, eccetera. Se noi avessimo il modo di calciare, unico, statico, no? Torniamo alla definizione iniziale, statico, rigido, e invece è dinamico, flessibile, temporaneo, perché si adatta a tutte quelle che sono le caratteristiche del contesto. Ecco allora le quattro principali caratteristiche che adesso andremo a definire dell'abilità: la consistenza, la variabilità, no? Che sembrano due cose che vadano quasi, diciamo così, una contro l'altra, no? Perché acquisire consistenza significa diminuire variabilità, ma attenzione a quella che non serve, perché poi quando più si diventa bravi nelle fasi successive dell'abilità, si è proprio sempre più variabili, chiaramente dentro il range di funzionalità, cioè dentro quel range che ci consente di raggiungere l'obiettivo. E poi l'equivalenza e la modificabilità. Ora proveremo a vederle magari con un paio di video. L'abbiamo già definita, quindi non sto lì a ripetere che cos'è la consistenza, cos'è la variabilità. L'abbiamo già detto, no? Cioè l'abilità, qui lo vediamo con un video adesso. Ho preso il Papu, diciamo, cioè gli ultimi gol del Papu, gli ultimi, se no diventava troppo lungo, tutti abbastanza simili, cioè a calciare sul palo opposto. E questo significa avere qui, questo è un esempio, no? Di consistenza di movimento, abbinata a variabilità, perché come vedrete da soli, ogni calcio in porta è diverso, vedete qua quasi di punta, a seconda di quelle che sono le situazioni che si vengono a creare. È un movimento che raggiunge, un'abilità che raggiunge consistenza, perché è in grado di ripeterlo con grande efficacia, perché poi il risultato, l'outcome di performance è quello lì, ma le modalità con le quali poi va a realizzarlo sono sempre diverse a seconda della palla, della posizione, del fatto che ce l'ha già nei piedi, che c'è un avversario davanti, non c'è, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il mettere insieme, no? Variabilità e consistenza. Poi c'è un'altra caratteristica importante dell'abilità motoria, che è l'equivalenza. L'equivalenza è
Per spiegarla potremmo dire che è dove nasce, dove potremmo dire che nasca un pochino la creatività. Perché noi siamo abituati a pensare, nell'approccio cognitivista che abbiamo già citato prima, che tutto quello che facciamo lo facciamo perché l'abbiamo appreso. Quindi tutto quello che i nostri ragazzi fanno in partita è perché gliel'abbiamo fatto fare in allenamento. E che, attenzione, è un bellissimo modo di pensare, perché è un modo di pensare che mette nelle condizioni di riprodurre in allenamento quello che c'è in partita. Quindi benissimo, però non bisogna dimenticarci che non è sempre così, perché se fosse così non si potrebbe spiegare appunto la creatività, cioè dove nasce questa capacità, questa caratteristica delle abilità che è quella di risolvere anche in maniera un po' strana, stravagante e improvvisa, creativa, una soluzione di movimento. E questo è recente, è uno degli ultimi gol di Ibrahimovic fatti in Serie A, no? E spero che si vedano i video, perché so che a volte con le condivisioni possono andare un po' a scatti. Magari se non lo vedete bene ve lo ricordate, in cui lui in questa situazione fondamentalmente si inventa questa specie di rovesciata, che è difficile chiamarla rovesciata, perché se la guardate bene la fa fondamentalmente a gamba tesa, no? Adesso provo a farla ripartire, se per caso non si fosse vista bene, la fa a gamba tesa, no? Cioè in quel frangente lì trova questa soluzione, che è una soluzione improvvisa. Non dico stravagante, insomma, però sicuramente ecco, è una soluzione creativa a quella problematica in quel momento lì. E questa cosa si possono fare tanti esempi, no? Io spesso faccio quello di aprire la porta di casa e voi avete acquisito consistenza nell'abilità di aprire la porta di casa e poi un giorno lo dovete fare con il telefono cellulare, quattro borsine della spesa nell'altra mano e dovete aprire la porta di casa e vi inventate un modo che è quello, magari non so, di girarvi e farlo col gomito, con la schiena, col ginocchio, magari non l'avete mai fatto prima, però ci riuscite, riuscite nell'intento. Perché? Perché conoscete l'obiettivo. Ecco, il nostro cervello ragiona, il nostro sistema, non diciamo cervello, sistema in termini di obiettivi, di intenzionalità. Quindi io conosco il fine, lo raggiungo attraverso un sistema che magari è diverso, una modalità che è diversa, perché conosco l'obiettivo. Questa è l'equivalenza motoria. E l'ultima caratteristica che andiamo a identificare è quella della modificabilità, cioè la capacità del nostro sistema di modificare in corsa. Ecco, questa cosa qua non interessa magari al saltatore in alto o gli interessa poco, non gli interessa al centometrista, ma interessa a chiunque si occupa di open skills fondamentalmente, cioè di abilità in cui tu hai pensato di fare una cosa, l'hai anche iniziata a fare e poi la devi modificare, perché succede qualcosa che ti obbliga, se vuoi raggiungere l'outcome di performance, quindi se vuoi essere efficiente, a trovare una strategia diversa. E questo è, l'ho fatto sul portiere, visto che poi il portiere viene un attimino spesso dimenticato, bypassato, e anche questo qua è molto recente, perché è l'ultima giornata di Champions League. Qui se vedete, se lo ricordate, magari sul tiro qua del giocatore dell'Inter, Courtois fa una parata, se voi guardate la sua parata, va in una direzione e poi va nell'altra. Questo è un esempio di modificabilità, no? Cosa che però non sempre si è in grado di fare, come invece è successo al portiere lo Shakhtar, no? Che vorrebbe, ok, ma non può. Ecco, si rende conto tardi, poi non è che è perché è scarso il altro, perché non è che è sempre possibile riuscire a modificare, ci sono alcuni elementi durante il contesto che possono impedire proprio questa situazione. Mentre invece là Courtois è stato in grado, un po' perché è stato bravo, un po' perché le condizioni erano diverse, di riuscire ad modificarsi. Ok, ecco qua l'interazione tra le tre componenti fondamentali che fanno emergere un comportamento, che fanno emergere un'abilità: atleta, ambiente e compito. Ed è proprio questa grande capacità di far emergere l'opzione più idonea a seconda delle caratteristiche dell'ambiente che rende abile un giocatore. Questa è l'abilità, che non è la tecnica. Qui l'esempio sul volley, no? Io devo raggiungere l'obiettivo di performance che è quello di schiacciare la palla dall'altra parte, beh, a seconda della posizione dei difensori, dell'altezza della palla, della posizione degli altri, posizione della rete, distanza, eccetera, troverò. Questa è l'abilità. L'abilità non è la tecnica della schiacciata, è il saper cosa fare in quel momento lì, è il trovare la soluzione, è il far emergere il comportamento migliore, più funzionale, e torniamo alla definizione, possibile, per raggiungere l'outcome di performance.
E torniamo a questo discorso qua. Non è la tecnica, non è l'abilità. Potremmo dire che l'abilità è l'applicazione della tecnica, ma un'applicazione funzionale, contestuale, che considera le caratteristiche di ambiente. Questa allora potremmo dire è la declinazione della tecnica e l'abilità, mentre noi siamo spesso portati ad allenare la tecnica, cioè ad allenare il gesto senza considerare che quel gesto lì, se non è applicato all'interno di un contesto che presuppone quindi un adattamento in quel contesto, è una tecnica che è vuota, è una tecnica che è idealizzata, che in realtà in natura non esiste. Dovremmo avere ben in testa quello che viene definito come un approccio non, quando prima, un approccio non lineare. Quando prima avete visto il modo con cui apprendevano e modificavano i giocatori, gli atleti, il modo di calciare, avete visto che non... addirittura c'era un momento in cui uno modificava di più, l'altro di meno. Questa è la regola. Non c'è linearità. Questo dovrebbe essere l'allenamento. L'allenamento deve essere un processo che attraverso il manipolare questi tre elementi che abbiamo identificato insieme, no? Il compito, le caratteristiche e le caratteristiche dell'ambiente, riesce a, appunto, manipolandoli, far emergere comportamenti. Questa è quello che viene chiamato il constrained approach, cioè l'approccio per vincoli. Io modifico, manipolo questi elementi per cercare di far emergere un comportamento. Questo è l'approccio appunto per vincoli. Attenzione, l'interazione, no, tra l'atleta, il compito e l'ambiente non fa altro che modellare quello che è l'ambiente percettivo, che non ci dobbiamo mai dimenticare. È quello che diciamo prima, no? Se noi non consideriamo tutto quel percorso circolare di percezione e azione, cioè l'importanza di sapere dove sono e l'importanza di riconoscere le informazioni importanti in quell'ambiente lì, quello fa diventare un'abilità da semplice tecnica, la fa diventare un'abilità. Non prescrivono il comportamento. Vincolare non significa prescrivere, obbligare un comportamento, significa guidarlo. Ecco chi è in grado di utilizzare e modificare i vincoli di un'esercitazione, di un compito, riesce a guidare un comportamento, a far sì che emerga un comportamento, senza obbligarlo. Perché tutte le volte che noi obblighiamo un comportamento, è chiaro che non stiamo lasciando la possibilità al nostro giocatore di interpretare, quindi di lavorare vedete qui, perceptual motor landscape, quindi in tutto quello scenario percettivo in cui è fondamentale che lui si alleni a diventare abile. Se dovessimo mettere costanti due elementi come il compito e l'ambiente, tutti i giocatori sono diversi. Le caratteristiche diverse individuali faranno emergere comportamenti diversi. Questo è il principio della pedagogia non lineare. Tutti siamo diversi e quindi anche a parità di contesto, a parità di compito, troviamo, ma questa cosa qui l'abbiamo già vista prima nei vari studi presentati sul calcio della palla, troviamo delle strategie diverse per raggiungere l'obiettivo. Diventa difficile pensare che in sport in cui ci sono più di 1000 movimenti differenti durante una partita si possa pensare di idealizzare una tecnica. Quando ci sono così, dovremmo idealizzare 1000 tecniche diverse? Questo dovrebbe essere il principio. Quindi, come si fa a pensare che possa esistere una tecnica perfetta in tutta questa infinità di movimenti, una tecnica precisa? No, c'è una strategia di adattamento, c'è l'abilità del giocatore di applicare una tecnica. E quindi nasce tutto quello che è l'idea dell'allenamento, dell'apprendimento rappresentativo. E vado a concludere, proprio, forse le slide sono anche fin troppe ancora. Francesco, vado avanti ancora qualche minuto, non di più, perché avevamo detto che finivo alle 9, poi abbiamo cominciato con 10 minuti più tardi, quindi mi prendo quei 15 minuti in più, ma non di più, ecco, perché poi magari vai, lasciamo spazio se ci sono qualche. Ecco, quindi l'idea dell'allenamento rappresentativo. Cosa vuol dire allenamento rappresentativo? Cioè rappresentiamo la performance durante l'allenamento. Ecco, io nella piccola indagine che sto portando avanti da qualche tempo,
che presuppone il confronto tra diversi sport, mi sto rendendo conto di come, lavorando poi principalmente nel calcio, quindi confrontandomi con altri colleghi di altri sport, il calcio è uno sport che modifica molto la partita, cioè l'allenamento rispetto alla partita. Un po', diciamo, per questioni anche logistiche, no? Magari ci alleniamo solo su metà campo, oppure neanche quella, oppure non ci sono le porte, eccetera, eccetera. Cose che in tanti altri sport, cioè, sono quasi impensabili, no? Cioè, pensiamo a scuola di basket che si allena senza canestri, per dire, no? Oppure a pallavolo che tolgono la rete. Cioè, la pallavolo e il basket, proprio per come sono strutturati, è molto più difficile che modifichino così tanto l'allenamento della partita. Poi ci possono riuscire pure loro, però è più difficile. Noi invece facciamo tante cose, ma tantissime cose, pensiamo poi all'allenamento tecnico, non parliamo di quello fisico, che però può avere altre considerazioni, di cui adesso non entro in merito, che spesso modificano molto l'ambiente, il contesto del gioco rispetto a quello dell'allenamento. E quindi invece l'allenamento rappresentativo vuole appunto rappresentare quelle che sono le caratteristiche dell'ambiente di performance. E quindi, andando molto velocemente in questa parte, quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere, qui vi cito un altro così, diciamo, spunto bibliografico che può essere utile, dove ho preso spunto, diciamo, per queste, dove ho trovato questa tabella. Che cosa fa questa tabella? Esprime dei criteri che dovrebbero avere le esercitazioni che appunto utilizzano questo representative learning design, cioè utilizzano un design dell'apprendimento rappresentativo. Rappresentativo di cosa? Della performance. Ecco, dovrebbero essere compiti complessi, dovrebbero prevedere, l'abbiamo detto prima, no? Accesso alle fonti rilevanti di informazione. Questo penso sia un punto focale. Non vado sugli altri, perché poi magari avremo modo di approfondire, ma su questo ci andiamo, cioè creare compiti che specifichino delle proprietà che sono di interesse per chi apprende. Quindi, se io alleno il controllo orientato della palla, dovrei determinare quali sono le caratteristiche fondamentali che supportano il controllo orientato della palla. E io penso che tutti insieme noi saremo d'accordo nel definire la percezione dello spazio, la percezione dell'intorno, di quello che c'ho intorno, parlo della performance, di quello che c'ho intorno quando vado a controllare la palla. Io penso che sia la prima cosa. Lì dentro ci sono tutte queste proprietà di interesse in cui l'atleta deve diventare bravo a percepire e a muoversi all'interno di questa percezione. Perché è quella caratteristica che identifica un atleta di alto livello. È l'abilità nel percepire le informazioni che servono. Ecco perché atleti di alto livello hanno bisogno di percepire a volte meno informazioni, perché percepiscono quelle rilevanti. Come facciamo ad insegnare a percepire le informazioni rilevanti, che è una caratteristica che identifica l'alto livello nello sport? Allenandoli con a percepire le informazioni rilevanti, che sono quelle del contesto. Se noi togliamo il contesto, ecco che allora andiamo ad allenare la tecnica. Con questo non sto dicendo e non voglio dire che per forza ogni volta bisogna utilizzare il gioco per allenare, però dobbiamo essere consapevoli di queste caratteristiche, di queste considerazioni. Dopo, l'arte di allenare è quella di utilizzare quello che serve quando serve. È per quello che dico, o perlomeno mi piace dire, che non c'è il metodo. Uno dice: io c'ho il metodo migliore, c'ho quello, fare così è la cosa migliore. No, perché è per quello che secondo me non è interessante mai, quando vado a vedere un allenamento, non mi interessa quasi mai l'esercitazione. Mi interessa sapere perché. Perché la differenza, credo io, l'allenatore la fa lì. Non se fa l'esercitazione che è bella, che è carina, che è situazionale, che è contestuale, che è rappresentativa, ma è il perché lo fa. Cioè, quel tipo di esercitazione, che cosa si è posto prima di strutturarla? Perché un'esercitazione meno contestuale di un'altra potrebbe essere molto più funzionale per quel giocatore lì o per quei giocatori lì. Quindi non è che c'è da fare, diciamo, o il bianco o il nero, perché il bianco o il nero nel mondo dell'apprendimento non c'è. Io poi, voglio dire, sono tutt'altro, potrei definirmi tutt'altro che un esperto,
perché più approfondisco questi argomenti e più mi rendo conto e più vado in confusione, altro che incertezza, no? E poi il famoso vivere nel caos, no? Delle conoscenze, no? Perché poi più si studia e più, e questo è anche un po' il bello. Però è stupido, io credo, ritenere di avere il metodo, di avere la ricetta, di avere la verità, no? Perché poi dipende dalle situazioni. Però alcuni presupposti, principi, metodologici legati all'apprendimento, è ovvio che dobbiamo portarceli via. E poi essere in grado di utilizzare quello che serve quando serve. Quindi hai detto che allora tutto quello che toglie, no? Questo è l'esempio che si può fare della sparapalloni, ma se ne possono fare degli altri, no? È chiaro che se il portiere diventa bravo, non nel leggere la traiettoria, ancora se esistesse, no? Una capacità coordinativa come lettura della traiettoria, no? Come se tutte le traiettorie fossero uguali. No, ma dov'è che è bravo il portiere? Nel leggere quelli che sono chiamati, appunto, nel leggere i movimenti anticipatori, cioè il fatto di leggere l'avversario, cioè di anticipare, perché se partisce dopo che è partita la palla, questo vorrebbe dire leggere la traiettoria. Non so, io non sono un esperto di allenamento dei portieri, ho la fortuna quotidianamente di confrontarmi con esperti di quel campo lì, però. Penso sia difficile riuscire a parare, no? Si aspetta che la palla è partita. È chiaro che se io guardo una sparapalloni, è difficile pensare che possa apprendere nel movimento dell'avversario quello che succederà, quindi anticiparlo. Ecco, i segnali cinematici anticipatori non li posso leggere perché non ci sono. E quindi la domanda che dovremmo farci, un po' provocatoria, ma non è che diventiamo sempre più bravi a fare le cose sbagliate? Ah, ma io ho fatto quello, sono migliorati. Attenzione, perché vederli migliorati nell'allenamento, cioè vedere che la pratica migliora, non significa aver sviluppato apprendimento. Risultati della pratica e apprendimento non sono direttamente correlati. Non è detto, perché l'apprendimento non si vede. I risultati della pratica si vedono. Quindi dico, no, ma io gli faccio fare tutti i giorni lo slalom tra i coni e ti garantisco che migliorano. Sì. A fare lo slalom tra i coni. Quello possiamo dirlo. Ecco, che poi questo si trasferisca, ecco l'ultimo argomento su quale veramente proprio vado non veloce, cioè toccata e fuga, ecco l'argomento del trasferimento di abilità. Cioè, che questo slalom tra i coni si trasferisca nell'abilità di, presumo io, dribblare qualcuno, giusto? Perché io porto palla per saltare un cono, presupponendo che quel cono lì poi diventi un avversario. Come quando sarà in grado di, ecco, questo è tutto, tutto da vedere. Insomma, e qui adesso vado veloce, ma autori, ecco, ci dicono proprio che attenzione, perché la natura statica dei coni non consente di diventare bravi a controllare cosa? La distanza interpersonale che c'è tra l'attaccante e il difensore, che guarda caso è quella caratteristica discriminante per la riuscita di un dribbling, cioè l'interpretazione del giocatore. Della sua distanza da quella del difensore e della velocità di entrambi è una discriminante per il successo di un dribbling. Ecco, è chiaro che queste sono informazioni rilevanti, si definiscono, che non ci sono in quella tipologia di allenamento lì. Finisco, qui vado velocissimo, quindi si passa dal ripetere per ripetere, no? In tutte quelle attività che ripetiamo perché ci dicono di ripetere, nel ripetere senza ripetere, cioè continuo a ripetere cosa? Non la soluzione, ma il processo di risoluzione. Cioè, ripeto la soluzione al problema continuamente. Che però sarà sempre diversa a seconda di quelle che saranno le situazioni varie. Quindi, da una parte, quello che vedete, conta il matrix, cioè conta il contenuto, dall'altra sì che conta il contenuto, ma conta soprattutto il contesto, perché bisognerebbe chiederci appunto non solo che cosa facciamo, ma soprattutto dove lo facciamo, per tutti i motivi che abbiamo detto fino adesso. Ecco, io qui, Francesco, in realtà vorrei fermarmi, anche se magari ci poteva essere ancora qualche slide, ma sull'argomento magari del transfer, che poi diventa, ci sarà modo, penso, di andarci poi successivamente. Se c'hai e se è arrivata, ecco, qualche o domanda o considerazione che vuoi farmi. Sì, no, io di Mi fermerei considerazioni qua. tante, ma ci sarà occasione per farle, pur approfondire tutti questi temi. Ovviamente adesso mi sembra più giusto dare spazio a quelle che sono delle domande che già Sì, sono state bravissimo, dai. Allora poste io interrompo la condivisione così magari mi si vede anche meglio. Perfetto. sul chat. Quindi iniziamo proprio sono tante, quindi non c'è la possibilità, diciamo, di attivare il microfono a tutti. Velocemente le leggo io, poi se magari ci vuole essere
una risposta, un'altra richiesta di chiarimento, potete farlo personalmente. Quindi la prima che leggo è: buonasera Alberto, per consistenza si può intendere efficacia? Io te le pongo così. Sì, direi di sì. Cioè, l'idea di consistenza è proprio quella di raggiungere l'obiettivo, cioè aggiungere sempre più frequenza. L'obiettivo si tratta proprio di sviluppo di efficacia di movimento. Direi proprio di sì, l'esempio del papo, no, che abbiamo fatto, cioè la consistenza nel riuscire a raggiungere quell'obiettivo di performance. Quello penso che sia proprio la definizione corretta, sì, direi di sì. Quindi io vi invito, nel caso volete chiarimenti ulteriori, a scriverlo sempre in chat. Intanto vado avanti con le domande. Vabbè, c'è una domanda, neuroni specchio, immagino che sia una richiesta su un approfondimento su questo tema. Sì, guarda, io non andrei troppo su quell'argomento lì. Primo perché, sì, io credo che tutte quelle che sono state scoperte dal professor Rizzolatti, insomma, vadano nell'ottica di questo tipo di approccio, quindi diciamo che non fanno altro che spesso che confermare, che dare validità a questo tipo di approccio, però ecco, non li tirerei troppo in ballo perché non io, ma i veri esperti di neuroni specchio, posso citare il professor Sinigaglia, insomma, ho avuto la possibilità qualche tempo fa di scambiare qualche opinione, insomma, che faceva parte del gruppo di ricerca che poi ha, sempre professor Rizzolatti, scoperto il neuroni specchio. Sono sempre un po' loro, no? Quasi restii a dire, sì, sembrerebbe che, però ecco, non è che, secondo me si è fatta un po' tanta speculazione sui neuroni specchio, insomma, credo che si siano tirati un pochino troppo in ballo, anche probabilmente da chi, come me, non ne ha le competenze per poterlo fare. Tant'è che appunto poi i veri esperti di neuroni specchio, quando poi trasferiscono le loro conoscenze sul mondo dell'allenamento, sul mondo dello sport, sono sempre un po' così restii, sono sempre un po' attenti, ecco, nel dire quello che potrebbe essere. Però sì, direi che il tirare in ballo i neuroni specchio ci sta assolutamente, fa parte insomma di quelle che sono le scoperte delle più recenti delle neuroscienze, che non fanno altro che avvalorare quanto ci sia dietro l'intenzionalità, no? Dietro il movimento, e non tanto il movimento fine a se stesso, ma che tutto nasca appunto dall'intenzione, e che quella faccia la differenza. E ogni volta che noi togliamo l'intenzione, e possiamo avere intenzione di movimento solo nel momento in cui tiriamo dentro l'aspetto percettivo, quindi cognitivo, è chiaro che togliamo questo tipo di situazione, no? Quindi è palese dire che ogni volta che andiamo da fare un'attività prettamente analitico, sia che si tratti di aspetti tecnici o tattici, è ovvio che non andiamo, ecco, diciamo, nella direzione che sembrerebbero dare le scoperte sui neuroni specchio. Bene, perdonate, io ho dimenticato di citare quelli che erano gli autori delle domande, che sono Giacomo Cogo per quella sulla consistenza e Marco Comparsi per i neuroni specchio. Poi a seguire c'era William Zardo che aveva chiesto di fare una domanda, poi non l'ha più scritta, quindi nel caso può scriverla, la leggiamo. E poi invece Marco Comparsi chiede: quando parli di ambiente, ti riferisci anche alle emozioni? Sì, assolutamente sì. L'aspetto psicologico è uno dei vincoli che le caratteristiche di colui che apprende, quindi dell'atleta, influiscono su quelle che saranno le strategie che metterà in atto in termini di apprendimento. È chiaro che lo stato emozionale è uno di quei vincoli lì, è una delle caratteristiche che determinano lo stato di colui che apprende in quel momento, che determinerà. Noi facciamo scelte diverse a seconda anche dello stato. Siamo in quel momento, ma questo ce ne rendiamo conto penso nella vita di tutti i giorni, no? Ecco, lo stato emozionale è uno dei vincoli che agisce, così come lo è, non so, potremmo dire la fatica, che tra l'altro poi agisce anche sullo stato emozionale, e noi ci hanno un po', per semplificarci le cose, no? Ci hanno abituato a dividercele, no? Quindi esiste l'aspetto psicologico, poi esiste l'aspetto fisico, poi esiste l'aspetto emotivo, poi esiste l'aspetto motivazionale, poi in realtà ne esiste soltanto uno, no? Che è quello legato, insomma, a quello che percepiamo in quel momento lì. E tutte le cose sono collegate, no? È difficile per me ritenere una cosa che sia solo psichica o solo fisica. È ovvio che si parla sempre di psicofisico, no? Perché è difficile scindere completamente le cose. Di conseguenza, direi di sì, lo stato emozionale è uno di quei fattori che proprio va ad influire, e non possiamo non considerarlo. Lo stato emozionale, motivazionale, eccetera, lo stato psicologico in generale. Assolutamente, è uno dei vincoli che poi fa sì che emergano comportamenti diversi. Bene,
Subito dopo c'è Ile, poiché non vale il risultato dell'allenamento, possiamo dire che un obiettivo che alleniamo per vincoli lo otteniamo solo se lo riscontriamo in partita? Quindi probabilmente la domanda chiede se sia chiaro. Questa è una visione, io direi che da un certo punto di vista ci può stare. Non so, proviamo a pensare anche ad altre discipline, no? Anche più chiuse delle nostre. Poi alla fine dov'è che si va a verificare l'apprendimento? Non so, pensiamo a un saltatore in alto, lo si andrà a verificare, cioè il miglioramento, no? Il risultato dell'allenamento, lo si va a verificare in partita, no? Quindi il concetto che dicevo prima è in gara, il concetto che dicevo prima è attenzione, perché vederli migliorati nella pratica non significa che questo abbia instaurato un apprendimento definitivo, un apprendimento consistente nella performance. Non è detto, perché se poi le caratteristiche della performance sono diverse dalle caratteristiche della pratica, le cose possono cambiare e spesso volentieri cambiano. E quindi è questo, non ci possiamo affidare all'allenamento, al pensare di averli visti migliorati in allenamento, se soprattutto le caratteristiche dell'allenamento sono estremamente diverse dalle caratteristiche della partita. Non ci siamo arrivati con le sue ultime slide in cui si parlava del principio di encoding, no? Lo possiamo dire adesso velocemente. Il principio di encoding dice semplicemente che più tu ti sposti, più le caratteristiche del contesto sono diverse dalle della performance, sono diverse dalle caratteristiche del contesto dell'allenamento, e meno c'è da aspettarsi trasferibilità. Questo perché? Perché quando noi apprendiamo qualcosa, non è che apprendiamo soltanto le modalità di esecuzione di quel qualcosa, di quell'abilità, tornando al calciare la palla, no? L'esplicito è proprio le modalità con le quali calciamo la palla, i movimenti che dobbiamo fare per calciare. E quello è l'esplicito, quello lo apprendiamo consapevolmente. Siamo consapevoli del fatto che stiamo apprendendo il gesto del calciare. Poi c'è l'implicito. L'implicito sono le caratteristiche del contesto. Presenza di avversari, compagni, spazi, luce, temperatura, condizioni del terreno, condizioni atmosferiche. Cioè noi non ci rendiamo conto, non è che le apprendiamo consapevolmente, ma le apprendiamo. E quell'apprendimento è caratterizzato sia dall'esplicito che dall'implicito. Se poi quando noi dobbiamo andare a pescare quel tipo di apprendimento, l'implicito cambia completamente, capite che l'abilità che abbiamo appreso in allenamento è un'abilità diversa da quella che ci richiedono in partita. Ecco perché più andiamo a modificare le caratteristiche della partita durante l'allenamento e meno dobbiamo aspettarci trasferibilità. Attenzione, la trasferibilità non è tutto o nulla, cioè non è che un'esercitazione o ha trasferibilità o non ce l'ha. No, può averne un po' di più o può averne un po' di meno, a seconda di cosa? A seconda di quanto siamo in grado di rappresentare il contesto di performance. Ecco l'allenamento rappresentativo. E attenzione, perché la performance, la partita nostra, nel nostro sport, non la rappresenteremo mai identica, eh? Non riusciremo in nessun modo a rappresentare la partita in allenamento. Quindi la trasferibilità non sarà massima mai, perché se noi pensiamo al contesto di partita, contesto di partita è un contesto in cui ci sono gli avversari che in allenamento non ci abbiamo, perché sì, ce li abbiamo perché gli diamo una casacca diversa, ma sono i nostri compagni, eh? Quindi, se parliamo di aspetti emotivi, motivazionali, psicologici, non ci possiamo riportare in allenamento gli avversari. Quello che diventa lo stato emotivo, psicologico nei confronti di chi non conosciamo, non ce la si può fare. Il pubblico, un campo in cui non ci siamo mai andati, cioè tutte condizioni che in partita, in allenamento non si possono ricreare, però ce ne sono tante altre che si possono ricreare e quindi alzare la trasferibilità. Poi esiste anche la partita come momento di apprendimento. La cosa che dovremmo cercare di fare, credo io, da allenatori, è far sì che la partita non diventi l'unico momento di apprendimento, l'unico momento vero di apprendimento, l'unico vero momento in cui c'è processo di apprendimento, ma riuscire a far sì che anche durante l'allenamento ci sia questo tipo di apprendimento. E il rischio, tornando alla definizione allenamento coordinativo, è che per quello che è il percorso che ha preso negli ultimi anni, io credo che già un pochino, non so se è un'illusione, ma stia un pochino ricambiando, che ha preso l'allenamento coordinativo, vada proprio contro questa logica. Perché oggi chi allena la coordinazione? Di solito c'è l'allenatore
l'allenatore che allena la tecnica e il preparatore che allena la coordinazione, perché ancora si intendono stasera un pochino di meno due cose diverse, no? Così come se la coordinazione fosse un qualcosa di esistente al di là di ogni di qualsiasi altra cosa, ma altro invece non è. Abbiamo detto che l'applicazione della tecnica in una situazione reale, no? Quindi in un contesto, è far emergere un comportamento abile, ecco cos'è la coordinazione. Ma io credo che in quella situazione lì ci sia l'allenatore che alleni la coordinazione, più o meno in maniera specifica e trasferibile a seconda di come deciderà di allenare la tecnica, e dall'altra parte il preparatore che sta facendo fare cose che possono essere, attenzione, utili, non sto dicendo che fare il percorso con gli ostacoli, il passaggio sotto il nastro, nel cerchio o la scaletta, per quanto possa non piacermi, che sia inutile, ma non è l'allenamento coordinativo, se per allenamento coordinativo intendiamo tutta questa manfrina che ci siamo fatti stasera. Ecco, perché se è vero che coordinazione significa adattamento nel gioco, quindi saper far emergere un comportamento abile in quella famosa interazione che c'è tra l'ambiente e colui che apprende, il compito da raggiungere, il compito da svolgere, se noi togliamo il gioco, i bambini dal gioco, è capito che già siamo contro la logica di allenamento coordinativo. Allora, quando oggi noi ci diciamo che i bambini sono meno coordinati, io credo che lo siano perché conoscono meno il gioco, perché giocano meno, perché se noi torniamo un pochino indietro a qualche anno fa, dove si diceva che i bambini erano molto coordinati, io non penso facessero le scalette, io non penso facessero i passaggi sotto gli ostacoli, io penso giocassero parecchio, probabilmente anche molto di più, perché giocavano non solo nelle due ore in cui andavano all'allenamento, che forse diventava anche il meno, dove magari allora sì, qualche elemento anche extra calcio poteva forse anche starci, perché in tutto il resto delle giornate andavano a giocare a campo, al campetto con gli amici. Ecco, oggi io credo che i bambini siano impacciati nella scarsa conoscenza del gioco, ma non la conoscenza teorica, una conoscenza pratica di vissuto, di capacità di percepire e muoversi in funzione delle caratteristiche importanti del contesto. Questa è la coordinazione. Noi togliamo i bambini se li facciamo fare dell'altro. Ripeto, non è che gli facciamo fare delle cose che non servono o siano dannose, attenzione, perché sennò passa questo messaggio, però non possiamo più definirlo allenamento coordinativo, dobbiamo perlomeno cambiare il termine e dopo decidere se vogliamo dedicarci, a seconda del tempo che abbiamo, delle risorse che abbiamo, eccetera, anche a del lavoro che potremmo definire multilaterale, che può avere tutta l'utilità del mondo, oppure concentrarci su aspetti un pochino più specifici. Questa poi diventa scelta di allenamento, perché allenare è un'arte, non è una scienza. Se ci fosse la ricetta magica, oggi non saremmo qui neanche a discutere, non c'è, ci sono interpretazioni, no? A seconda poi di quella che è una filosofia, di quella che è un credo, di quella che è un ritenere una cosa più giusta o meno giusta, si decide una strategia metodologica. Bene, William Zardo ha fatto la sua domanda, ti ringrazia perché sei stato capace di spiegare concetti rendendoli facili, è un'altra qualità importante. La domanda è: come identificheresti il talento? Come la capacità di un atleta di adattare il gesto all'ambiente? Direi che è una bella definizione, sì. Direi che se per talento, no? Poi diciamo il concetto di talento, prima bisognerebbe definirlo. La definizione che dà William in questo caso a me piace particolarmente. Penso che l'identificazione del talento sia un altro di quei processi assolutamente... un po' la ribalta anche, no? Perché tutti vorrebbero identificare il talento intanto il più precocemente possibile, perché questo ti consentirebbe di di selezionare quello che diventerà, no? Il calciatore top. A volte però io credo che si parta nel questo obiettivo con delle logiche sbagliate, che sono intanto delle logiche spesso lineari, cioè il pensare che ci sia linearità, no? Il fatto che, ok, individuo quel parametro, che faccio quella fotografia a quell'atleta, secondo quei parametri che ho scelto, che sicuramente mi darà un'indicazione sul futuro di quell'atleta. Ma se fosse così, significherebbe che dovrebbe ritrovarsi linearità nell'apprendimento, che invece non è la regola, è l'eccezione. Già questo ci rende un pochino scomoda questa posizione. L'altro fattore, poi, è le modalità con le quali viene ricercato il talento, che spesso sono di natura analitica, cioè si fa un'analisi, che significa una separazione per parti. Quindi io ti faccio la valutazione fisica, ti faccio la valutazione, che poi magari la spezzetto in caratteristiche, poi ti faccio la valutazione tecnica, che spezzetto in caratteristiche, la valutazione tattica, e poi metto insieme. Questo è un po' il classico errore analitico, no? Quando invece l'approccio dovrebbe essere sistemico, cioè
valutare nel complesso, valutare nella globalità, durante la performance. Realizzare, non analizzare per parti per pensare di coglierne poi il senso globale. E quindi quando si va i processi di identificazione del talento sono difficili per questo, potremmo dire quasi impossibili da un certo punto di vista. Sicuramente con questo approccio sono spesso molto fuorvianti, però la sua definizione mi piace, il sapersi adattare, quando c'è la prova adattamento credo che calzi molto. Poi certo che c'è un'applicazione di tecnica, non è che basta solo ad adattarsi, perché poi ci sono i livelli, no? Entro quale livello di abilità riesco ad adattarmi al contesto. È chiaro che questo determina poi le categorie nelle quali giocherà un giocatore, eccetera. Però sì, direi che è una bella definizione. Una scelta fatta in un tempo brevissimo può considerarsi diventare da volontario ad automatico? Sì, diciamo che questo è un altro dei se noi ragioniamo sul controllare allenare il controllo della palla, abbiamo tutto il tempo di farlo appunto consapevolmente, no? Con dei tempi a disposizione che ci consentono di metterci correttamente come vorremmo metterci noi, avere tutto il tempo di posizionarsi e quindi controllare il nostro movimento. In queste situazioni qua entra in gioco il controllo motorio, che è diversa dalla tipologia di controllo motorio che entrerà in gioco quando noi non abbiamo questo tempo a disposizione. Quando c'è la famosa pressure of time, cioè hai pressione addosso sia da parte di avversari che da parte di, e quindi anche di tempo, perché poi la pressione dell'avversario altro non significa che avere meno tempo. Quando non c'hai tempo, il sistema di controllo che entra in gioco è un sistema diverso. Proprio sull'ambiente di formazione di Tacticalpedia ci ha pubblicato un articolo che parla di questo fenomeno che si chiama fenomeno del choking, no? Che avviene proprio quando non siamo in grado di andare a pescare un apprendimento perché l'abbiamo appreso con modalità diverse di controllo. E questo diventa un problema. Quindi direi che sì, il termine automatico poi è un termine anche piuttosto calzante, proprio perché lo si fa inconsapevolmente, perché non si ha il tempo di attuare un processo consapevole. Ecco, questo è, credo che calzi, ecco, quello che dice Alessio in questa sua affermazione, domanda, insomma, o constatazione. Bene. Poi c'è Bone. Buonasera prof, si può dire che lavorando sulle abilità si lavora anche sulla tecnica, ma non viceversa? Assolutamente sì. Direi di sì, però senza fare l'errore, secondo me, di fare bianco o nero. Perché? E qui posso dirvi velocemente quello che può essere il mio pensiero sul il classico, no? Questa dicotomia che si è creata tra l'analitico e il situazionale, no? Come se esistesse un qualcosa che è sicuramente giusto, un qualcosa che è sicuramente sbagliato. No, torniamo al discorso di prima, del funzionale, cioè di quello che serve a quel giocatore lì. Allora, se io ho un giocatore che ha un fattore limitante nella sua espressione motoria tecnica, no? Potremmo fare l'esempio del piede debole, no? Bene, se io tento di allenarlo rispettando tutte le caratteristiche del contesto e quindi in situazione reale fondamentalmente, vedo difficile che lui possa trovare, acquisire consistenza di movimento, perché fondamentalmente poi quando c'è pressure of time, quindi quando hai poco tempo a disposizione, quando hai motivazione nel voler vincere la partitina eccetera, tendi un po' a rifugiarti in quelle che sono già le abilità apprese, quindi vai a pescare quelli che sono già degli apprendimenti collaudati, se vogliamo chiamarli così, che non fa parte sicuramente del piede debole, di cui non fa parte il piede debole. Quindi come faccio io a allenare il piede debole? Allora, tu puoi fare una partitella in cui obblighi a usare il piede debole, per esempio, no? Perfetto, quella può essere una strategia. Già il fatto che uno obblighi a fare qualcosa personalmente non mi entusiasma, però può essere una situazione che comunque potrebbe far emergere questi comportamenti. Oppure tiri via dalla situazione reale e cerchi di riprodurre gradualmente, sempre più, poi sempre in maniera sempre più complessa, inserendo sempre più elementi di contesto, e alleni il piede debole in una situazione più analitica. Questo allenare il piede debole, quindi un fattore limitante, potrebbe fare in modo che il giocatore acquisisca confidenza nell'utilizzo del piede debole
e che poi quando tu alleni nella situazione reale sarai in grado di utilizzarlo più spesso. Poi sarà nella situazione reale che si manifesta il vero apprendimento. Però se tu hai un fattore limitante come quello del piede debole e ti alleni solo nel gioco, è probabile che tu lo utilizzi poco questo piede debole e che quindi non lo sviluppi mai nella situazione reale. Allenarlo, aumentare confidenza nel gesto in una situazione meno reale può alzare poi la possibilità che tu nella situazione reale lo possa utilizzare. Spero di non essere stato troppo contorto, ma mi sembra abbastanza lineare il concetto. L'apprendimento reale è quello della situazione di gioco. Non è, potremmo fare lo stesso esempio del vorrei provare a calzare quello del 10 contro 0. No? Uno dice 10 contro 0, che cos'è dal punto di vista rappresentativo? No? Però potrebbe essere che il 10 contro 0 intendono tutte quelle situazioni di gioco che si fa fase offensiva senza avversari. Potrebbe essere che il provare alcune giocate che in cui non ci sono situazioni di avversari possa alzare la possibilità che durante le situazioni reali queste giocate vengano provate, poi è nella situazione reale che il giocatore migliora. Quindi ti serve la situazione reale per indurre un apprendimento. Non è sicuramente quello che fa, però quella cosa lì potrebbe alzare le possibilità. Io dico potrebbe perché non lo so, perché allenare è tutto un ragionamento in termini di possibilità, non è in termini di certezze. È certo, probabilmente, il fatto che siccome più ci allontaniamo dalle caratteristiche del contesto e meno c'è apprendimento, che il 10 contro 0 non abbia una grande trasferibilità. Questo possiamo essere d'accordo. Che sia completamente inutile? Non lo so. Forse no. Forse si può fare in tanti modi, perché poi anche lì l'analitico, l'allenare il piede debole, si può allenare in tanti modi, perché un conto è che io e te ci passiamo la palla col sinistro e non c'è nient'altro. Un conto è che invece io magari col sinistro devo orientare un controllo in funzione di qualcosa che vedo, oppure c'è una pressione che mi arriva addosso ma lontana in modo che mi consenta di, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non è che l'analitico è una cosa unica e il situazionale è un'altra cosa unica, perché se bastasse dire che ci sono gli avversari per creare le cose reali, ma invece non è così. Perché spesso si vedono cose situazionali molto meno reali di quelle analitiche. Perché il calcio non è tutto uguale. La partita non è tutta congestione di avversari e compagni in poco spazio. La partita è anche il difensore centrale che porta palla senza grande pressione e sceglie una giocata. Ma quella non è che sia è abbastanza analitica anche come situazione, perché non è che dipenda da tante cose. E poi invece ci sono situazioni che invece richiedono grande interpretazione, grande lettura, grande percezione. Quindi ecco, io la cosa che direi in generale è: sono d'accordo con quanto detto, però senza fare diciamo così, ecco, gli integralisti sui metodi di allenamento, perché poi dipende dalla necessità. Il perché facciamo le cose è più importante di cosa facciamo, perché la stessa esercitazione fatta su due livelli diversi. Io dico, se un giocatore è in grado di calciare di interno piede a 2 metri, non ha senso che lo faccia in termini analitici, è già capace. Quindi probabilmente andrebbe stimolato ad apprendere delle cose che non sa fare. Qual è la discriminante tra migliorare qualcuno e semplicemente mantenere quello che sa già fare? Perché noi facciamo tanti allenamenti tecnici in cui magari non sbaglia nessuno, anzi magari richiediamo che non sbagli nessuno e magari ci incazziamo se sbaglia qualcuno. Beh, ci dimentichiamo che l'unico modo per migliorare è sbagliare. Perché se tu non sbagli, vuol dire che quella cosa lì la sai già fare, quindi tu non stai migliorando nessuno. Hai necessità dell'errore. Nel gioco ce ne sono parecchi di errori. È proprio da lì che poi nasce l'abilità di essere sempre più bravi ad interpretare le situazioni e comportarsi di conseguenza. L'allenamento analitico può andare benissimo. Io dico, purché ci siano degli errori, perché se non ci sono, probabilmente non stiamo lavorando neanche sul migliorare un fattore limitante, che probabilmente dovrebbe essere l'unica volontà e l'unico obiettivo dell'allenamento analitico, lavorare su qualcosa che ancora oggi fai fatica a fare. Allora te lo semplifico, te lo faccio fare in una situazione che è meno contestuale, meno complessa, in cui c'è, togliamo a tratti quegli elementi percettivi e dopo però ti riporto lì dentro, perché so che è lì dentro che si manifesta il vero apprendimento. Bene, le domande insomma, iniziano a essere veramente, veramente tante, non so se ce la facciamo in questo contesto, insomma, rispondere a tutte. Comunque ne facciamo delle altre, credo che voi, possiamo andare avanti. Quindi la successiva è di Giuseppe Rosa, la lateralizzazione in tale contesto, come si può allenare? Io penso di aver un po' risposto magari in questo
in questa ultima considerazione. Io sono convinto del fatto, intanto, che sia importante, perché anche qui potremmo aprire una discussione, no? Con i tecnici penso che siano nettamente gli esperti del caso. È importante o no allenare il piede debole? Perché uno potrebbe dire, io ho sentito qualcuno dire no, alla fine no, perché poi alla fine il giocatore utilizza, poi i grandi giocatori utilizzano il piede forte, sono in grado di adattarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, qui la domanda dovremmo, intanto, io credo che se uno guarda le partite possa vedere spesso errori di scelte derivati dal fatto che non si utilizza il piede debole perché non ci si sente in grado di utilizzarlo e quindi non si ha la possibilità di farlo e quindi si sceglie il piede sbagliato, tra virgolette, e quindi e viene fuori una scelta sbagliata di gioco. Ma ho sbagliato perché ho letto male la situazione intorno o perché non sono stato in grado di sfruttarla e in quel momento lì potevo farla solo col piede debole? Perché il calcio è uno sport, intanto che il fatto che utilizziamo i piedi, questa cosa è ovvio che già ci mette nelle condizioni di non essere troppo noi a decidere cosa possiamo fare nella gestione della palla. Perché? Perché un conto è giocare a pallavolo in cui la palla io la devo, uso le mani, la vado ad attaccare magari sopra la linea della testa e quindi ho il tempo di scegliere che mano andare a utilizzare. Un conto è giocare a calcio in una congestione di spazi in cui la palla ti arriva all'altezza sotto il ginocchio, in cui te non puoi decidere. Anzi, se provi a decidere, spesso finisci per perdere un tempo, perdere la palla. Quindi partiamo dal presupposto che sia importante allenare. Ecco, come allenarla? Io credo che utilizzare elementi di tipo analitico sia importante per utilizzare quella che è la confidence, no? L'utilizzo della confidenza del debole. E poi però ricordarsi che alla fine l'apprendimento reale è quello delle situazioni di gioco e quindi utilizzare anche quelle. E far sì che poi, grazie al fatto che si utilizza un sistema più analitico, questa cosa poi si trasporti pian piano all'interno della complessità del gioco. Io penso che questa possa essere una soluzione, non ho certo la pretesa di dire che è quella migliore o quella giusta, insomma, però parto dal presupposto che un qualcosa bisogna fare in quei termini lì, e invece io credo che spesso il rischio è quello di perdere tempo. Ecco, questo sì, posso dire, diciamo che credo sia un rischio, di perdere tempo con lavoro analitico su competenze motorie già acquisite. Quindi non diciamo che l'analitico non serve, perché è un po' presuntuoso, no? Non serve a niente, niente non serve a niente, perché è pur sempre pratica e la pratica un qualcosina dà sempre in termini di apprendimento. Poi uno può dire no, però a bassa trasferibilità, quindi io faccio esercitazioni che hanno più alta trasferibilità. Benissimo, siamo d'accordo. Però su fattori limitanti, come il piede debole, o come su un gesto che uno non sa fare, se uno non sa colpire di testa, se uno non sa approcciarsi alla palla col colpo di testa, me lo spiegate voi come si fa a insegnare all'interno delle situazioni reali di gioco? Oppure ci dimentichiamo del colpo di testa? Perché l'alternativa è quella, eh? Se il mio è tutto, il gioco di posizione, il rondo, è tutto la transizione, è tutto benissimo, perfetto, bellissimo. E il colpo di testa? Perché poi ti arrivano le pallonate che devi andare a respingere, oppure devi fare gol di testa. Se non l'hai mai fatto il colpo di testa, lo alleniamo solo nelle situazioni, solo nelle partite. Io sono il primo ad essere d'accordo sul fatto che poi l'allenamento reale è quello nella situazione, nella presa di posizione, nel tempo di attacco, dello smarca, eccetera. Sì, ma se non so colpire di testa, se non so approcciarmi con la palla di testa, ma potrà essere utile, no? Se non lo so fare, io credo che se lo so fare, mettermi lì a dare la palla di testa a un altro mio compagno che me la passa con le mani, sia inutile, quello sì, perché è un analitico fatto su una competenza motoria acquisita. Allora io credo che sia tempo perso, non perché sia completamente inutile, ma perché abbiamo poco tempo, dobbiamo dedicare alle cose più utili delle altre, perché poi allenare è sempre una questione di scelte in base ai tempi. In base ai tempi che ho a disposizione faccio delle scelte. Ma alleno tutti i giorni, 2 volte al giorno? Posso fare alcune scelte, ma alleno 2 volte a settimana, probabilmente ne devo fare delle altre. Questa domanda era di Giuseppe Rosa, poi c'è Francesco Falconetti che chiede: eventuale materiale didattico sarà messo a disposizione nella piattaforma? Permetti Alberto Sì, una parola, la dico io prima, assolutamente. Sì, così anche certo. in maniera insomma, scherzosa. L'idea che c'è dietro Tactical Pedia, ho cercato di esprimere all'inizio, è quella di mettervi a disposizione Alberto Pasini, insomma, se Alberto mi permette, diciamo un po' l'esagerazione. Quindi è proprio nello stabilire con il rapporto che noi possiamo andare a creare con i formatori e con gli altri partecipanti di un ambiente di formazione, quello che sarà il materiale che noi vorremmo mettere a disposizione, quindi costruire insieme quello che
quelli che sono i materiali e i contenuti su cui riflettere, ragionare e continuare a sviluppare e a lavorare insieme. Quindi l'idea di fondo è proprio quella, che questo intervento che noi facciamo non si esaurisce, insomma, in questo appuntamento, in queste 2 ore insomma, abbondanti che oramai stiamo facendo, ma che sia, diciamo, il primo passo di un rapporto che poi va ad approfondirsi in un contatto diretto sia con i formatori che con gli altri partecipanti dell'ambiente di formazione. Quindi non so, poi Alberto, se vuoi dire qualcosa anche tu. Non ti sentiamo più, Alberto, ti riattivo l'audio. Ecco, scusami, no, mi ero messo da solo il muto. No, stavo condividendo la slide a cui non sono arrivato, che era quella finale, diciamo, dove poi sono un po' gli argomenti che vorrei un po' snocciolare all'interno dell'ambiente di formazione, di cui mi piacerebbe discutere, parlare, appunto, che sono un po' di quelli che abbiamo parlato oggi. Ce ne sono ovviamente anche altri, no? Penso alla teoria delle affordance, penso al discorso della trasferibilità, dell'approccio per vincoli, eccetera, eccetera. Che quindi, ecco, faranno parte un pochino di quegli argomenti che mi piacerebbe, ecco, appunto, andare a trattare all'interno dell'ambiente di formazione, insomma, nelle modalità che ovviamente prevede la piattaforma. Questo sì, che prevede l'esposizione di contenuti e poi quella che giustamente stavi dicendo te, Francesco, l'interazione poi diretta con gli allenatori, insomma, o chi, ecco, avrà la volontà di intraprendere, ecco, questo percorso. Allora, io dopo questa conto altre 12 domande, no, per il momento, sono tante, anche perché poi le risposte non sono... Non so, Francesco, se... Non so, che poi mi dispiacerebbe, ecco, che ci fosse magari una qualche domanda a cui non riusciamo a rispondere. Se magari, non so, se vuoi farmene ancora uno o due, poi se vuoi magari segnartele e possiamo rispondere magari o via mail o, ecco, non, per non lasciare, ecco, delle risposte non so, dimmi te, ecco, poi gestisci la cosa, allora, a mia disposizione c'è. La mia idea è quella che era comunque un invito che avrei fatto, no, alla fine di questo confronto, è comunque quella di rinviare a quello che è l'ambiente di formazione, quindi certo, lì chiunque troverà lo spazio, poi magari lo specificheremo tramite email o con qualche altra informazione sul sito, lo spazio per porgere queste domande, queste che sono, diciamo, già esposte. Noi le trascriveremo e le legheremo a quello che è l'autore. Allora, ormai tutti quelli presenti, diciamo, alla riunione, all'incontro, sono registrati sul sito, quindi avranno modo di iniziare a sperimentare. Perfetto. Questa che può essere questa nuova, sperimentale, ripeto, modalità di interazione con il formatore. Quindi magari ne facciamo altri due e per il resto saremo a disposizione sulla piattaforma. Vai, fammele pure insieme. Ne faccio due insieme, le successive. Mi dispiace poi tagliare per il momento pure gli altri. Paolo Visani, proprio in ordine di continuare ad arrivarne, sì. Poi potete comunque farle sul sito. Paolo Visani e Valerio Brandi chiedono: il primo all'interno di un settore giovanile, la multilateralità, oggi non riesco a pronunciare, e quindi il provare movimenti provenienti da discipline diverse può essere utile per apprendere le 4 principali caratteristiche dell'abilità di cui parlavi prima, o conviene rimanere all'interno della disciplina praticata? Complimenti per l'ottima esposizione. La seconda è: per stimolare la creatività nei bambini, allora è giusto mantenere costanza nella ricerca dell'obiettivo, come quello della gara, in ambienti di gioco simili o come in gara, lasciando libertà nelle strategie per raggiungere quell'obiettivo? Perfetto, intanto 2 domande ottime, poi beh, i complimenti di Paolo, ma perché Paolo è un amico, l'ho offerto l'aperitivo, insomma, l'altro giorno, quindi complimenti, sono probabilmente di ripagare l'aperitivo. Allora, io dico di no, nel senso che quando parliamo, cioè se io utilizzo la multilateralità con l'obiettivo dello sviluppo di quelle 4 caratteristiche che abbiamo identificato prima, direi di no, perché quelle caratteristiche lì dell'abilità sono specifiche dell'abilità stessa. Quindi io alleno l'abilità di modificare la parata attraverso l'allenamento della parata che prevede il modificarsi. Non c'è una trasferibilità, non c'è l'abilità di modificare il movimento in generale. È una caratteristica di tutte le abilità, diciamo, espresse durante la nostra performance, che però sono specifiche, quindi non c'è questa trasferibilità. Questo non vuol dire che lo sviluppo della multilateralità sia inutile. Non lo è, non è utile per lo sviluppo specifico dell'abilità del calciatore, può essere utile per altri motivi, per altri N motivi di cui noi abbiamo discusso stasera. Quindi, lungi da me il voler buttare via elementi multilaterali,
sarebbe anche particolarmente stupido, ma non hanno questo tipo di approccio, non dovremmo approcciarci alla multilateralità con questo tipo di obiettivo. Secondo me è troppo ottimistico, ecco, dire alleniamo attraverso la multilateralità delle componenti del gioco. Per quanto riguarda la domanda di Valerio, che credo sia veramente molto bella, e ti rispondo così, ti dico che sono d'accordo, infatti io ti dico che più che allenamenti di multilateralità intesi come percorsi o cose, una cosa che credo che possa essere di grande logica nei bambini sono i giochi tradizionali, perché cos'è che c'è nel gioco tradizionale? C'è proprio questa ricerca della strategia, no? Io penso, adesso potremmo fare degli esempi, no? Dei giochi bandiera genovese, adesso poi conoscete volpi, serpenti, galline, bandiera bandierissima, eccetera, eccetera, no? I bambini molto piccoli, direi. Ma questo perché? Cos'è che rimane lì dentro? Sempre come si possono fare anche con gli adulti, che poi per altri motivi si possono anche ritenere utili per loro. Cos'è che c'è lì dentro? C'è quella che non è il learn to play, non è l'apprendere a giocare, ma è quella che si potrebbe definire il learn to play, cioè l'apprendere ad apprendere a giocare. L'apprendere ad apprendere non è altro che il continuare ad interagire con le caratteristiche dell'ambiente. Io alleno un bambino a prendere decisioni, a trovare soluzioni, a cooperare con i compagni, a sfuggire dall'avversario, a percepire le situazioni dell'ambiente contingente. E questo è apprendere ad apprendere. Quindi io ci vedo tanto di più lì dentro di trasferibile rispetto ad altre attività che invece sono chiuse, che invece sono prevedono l'esecuzione di compiti prestabiliti, no? Penso ai percorsi, penso alle scalette, penso agli ostacolini, dove ti dico guarda, fai un tocco di destra, due tocchi di sinistra, tu sai già tutto prima, tutto controllo consapevole. E perché noi pensiamo di allenare una cosa solo se siamo noi a dirgli cosa fare. Cioè noi pensiamo di allenare il tiro in porta solo se facciamo un'esercitazione per il tiro in porta, perché se facciamo 3 contro 3 in cui tirano in porta 10 volte a testa non lo stiamo allenando il tiro in porta, per come siamo settati noi mentalmente. Ma questa non è colpa nostra, è per come siamo abituati a ragionare sempre in termini analitici, perché per comprendere meglio, per definire meglio separiamo. Questa è una forma mentale che purtroppo insomma ci appartiene. Noi dovremmo invece ragionare in termini un pochino più globali. Quindi noi stiamo allenando il cambio direzione in volpi, serpenti e galline. Non ci servono i coni con i colori per allenare il cambio di direzione, non ci serve andare lì a dirgli al bambino che deve mettere il piede così, perché se non glielo diciamo noi non lo stiamo allenando. Se sta facendo un cambio di direzione lo sta allenando meglio di quando siamo noi a dirgli cosa deve fare, perché sta utilizzando meccanismi di controllo che sono quelli inconsapevoli, che sono quelli che poi dovrà tirar fuori nella prestazione. Mentre invece noi pensiamo di allenare il cambio di direzione solo se siamo noi a mettere lì a fare l'esercizio sui cambi di direzione, se no non l'abbiamo allenato. No, facciamo 3 contro 3. Anzi, non facciamo il 3 contro 3, ma facciamo il 10 contro 10, perché dobbiamo fare dopo i cambi di direzione. Perché nel 3 contro 3 non ci sono i cambi di direzione, ce ne sono infiniti, no? Cioè, questo è un po' il controsenso, io credo, che a cui a volte andiamo incontro. Leggiamo la motricità durante il gioco, che ce n'è tanta. I GPS, per esempio, a questo dovrebbero servire ai preparatori, no? A dire cosa riusciamo a ottenere dal punto di vista fisico grazie al gioco. Riusciamo a modificare il gioco in modo da far emergere certi comportamenti o siamo obbligati a farli a secco? A volte si è obbligati a farli a secco per N motivi. Allora si fanno. Quando non si possono non fare, si rispetta la contestualità, si rispettano le caratteristiche dello sport facendo emergere i comportamenti che serve. Questa un po' dovrebbe essere, credo io, la logica, ma la mia logica. Poi, voglio dire, ognuno è giusto che si porti avanti nel nostro mondo la logica che preferisce. Spero di aver risposto, Francesco, insomma, entrambe le... Eh sì, per me sì, non hai risposto anche a 2 o 3 mie, che purtroppo però non ti posso fare, magari scriverò anch'io sul tuo ambiente di formazione, quindi a questo punto io non posso fare altro che ringraziare tutto, mi scuso se per il momento non siamo riusciti a rispondere a tutte le domande insomma, in questa sede, però immagino che siano anche diciamo il segno della qualità dell'intervento che c'è stato. Penso che difficilmente sarebbe potuto esserci diciamo un inizio migliore per quella che è la nostra piccola avventura. Quindi è nostro impegno già da domani trasferire nell'ambiente di formazione, che il cui link io ho appena postato nella chat diciamo di questa stanza Zoom, oppure per chi vuole basta che me la richieda personalmente o nei contatti del sito, lì nell'area di discussione, nella zona forum, trascriveremo quelle che sono tutte le domande a cui poi Alberto avrà cura di rispondere insomma, personalmente. E questa sarà anche l'occasione per iniziare diciamo, a,
sperimentare, a vivere quelle che sono anche poi le altre funzionalità, che sono tutte quante, diciamo, elencate nella tab della pagina dell'ambiente di formazione. Quindi, Alberto, se vuoi chiudere con due parole... Sì, guarda, io che ringrazio voi, vi ringrazio per l'attenzione, anche quelli che sono rimasti proprio fino alla fine, insomma, alle 10 passate ad ascoltare, insomma, è segno, credo, anche così un po' della passione che ci accomuna un po' tutti, dai, insomma, penso che andremo anche avanti, probabilmente anche oltre a discutere, a parlare, sarebbe bello, diciamocelo proprio fuori dai denti, farlo in contesti magari più, ecco, più reali, più... diciamo così, faccia a faccia, però questa è una modalità che credo che entrerà a far parte un pochino del nostro quotidiano, e quindi, come tutti i grandi atleti, saremo in grado di, se è vero che abilità significa adattarsi al contesto, oggi il contesto ci offre queste situazioni, e quindi l'abilità starà proprio nell'adattarsi, nel non fermarsi, nel voler continuare a crescere, insomma, in quelle che sono le proprie conoscenze, eccetera, attraverso anche questa modalità che potrà non entusiasmarsi, ma come tutte le cose poi offre anche degli aspetti positivi, che sono quelli che adesso appena ci salutiamo, insomma, siamo già tutti a casa nostra. Questo sicuramente è un aspetto positivo, dai. Quindi io sono io che ringrazio voi, mi accomuno al dispiacere di non aver risposto mai a tutte le domande, ma tanto lo facciamo nell'ambiente di formazione, quindi ecco, poco male. Grazie a tutti, di nuovo, buona serata. Ciao Francesco. Grazie Alberto, grazie a tutti. Alla prossima. A domani.